Allora, buongiorno a tutti. Io a questo punto direi che possiamo cominciare. Con molto piacere introduco il primo relatore di questo panel così promettente, Paolo Canepele, che è responsabile delle collezioni allo Österreichischen Filmmuseum di Vienna. E, la politica delle collezioni nelle cineteche delle origini, tracce di un canone mai nato, è il titolo del suo intervento. Io cedo senz'altro la parola, ricordo ai relatori che abbiamo un massimo di 20 minuti per ogni intervento. Io cercherò di essere bravo. Allora, mi farò sentire allo scoccare del 18°. Grazie. È un enorme piacere per me essere prima di tutto qui, secondo in Italia, terzo con delle persone che mi vogliono quasi bene. Ho tante cosine da dire e quindi inizio velocemente. E forse sarà un po' più che una maratona, una corsetta. Il mio intervento, dato che ho avuto l'onore di essere il primo praticamente della giornata, l'ho fatto molto ligio al call, partendo da Brighton, cercare di vedere che cos'è l'archivio, com'è nato l'archivio, come sono nati gli archivi cinematografici, per arrivare a quello che dovrebbero o potrebbero diventare. Questo grosso modo è l'obiettivo di questa mia presentazione. Prima di cominciare, soprattutto in un congresso dedicato agli archivi, bisogna dare una definizione. Che cos'è un archivio? E ho trovato un bellissimo testo scritto nel 1937 da Giorgio Cencetti, che è uno dei padri dell'archivistica italiana, che spiega molto bene, guardate ragazzi, che l'archivio non è né una biblioteca né un insieme di carte, e soprattutto non si possono definire gli archivi fonografici come archivi, i Kriegsarchivi come archivi, gli archivi del cinema o delle immagini non sono archivi, perché sono collezioni artificiali che non hanno nulla a che fare con gli archivi. Quindi, quando entrate in una cineteca o in un archivio cinematografico, sappiate che non è un archivio, ma una accozzaglia di cose raccolte, una collezione. Però tutti usano il termine archivio in maniera impropria, ma è sbagliato. Se volete delle prove del fatto che non sono archivi, gli archivi cinematografici non ordinano i loro materiali per pertinenza, li ordinano per pertinenza ma non per provenienza, cosa che dovrebbe essere invece la regola, ed è la regola degli archivi. Da me i film li divido in bianco e nero, colore, 35, 16, 8 e così via, ma non tengo il fondo. L'unica istituzioni cinetecarie, archivistiche, filmografiche che ordinano per provenienza sono quelle dei amatoriali. A un movie c'è il fondo della persona e rimane lì tutta insieme, così. Quelle sono le uniche che lo fanno. Un altro motivo è che gli archivi non hanno come principale obiettivo quello di mostrare le collezioni, mentre le cineteche mostrano, fanno vedere film. Quindi questi tre punti sono secondo me importanti e non da dimenticare. Vediamo come sono nati questi archivi cinematografici. La FIAF viene fondata nel 1938, ma prima ci sono infiniti tentativi. Io qui ho cercato di guardare la stampa dell'epoca per vedere che parole usavano per definirle, quando e dove, e soprattutto cosa avrebbero voluto raccogliere questi aborti di proto-cineteche. Il primo che lancia l'idea è già nel 1895 l'inventore che collaborava con Edison, e dice: negli archivi, gli archivi saranno arricchiti dalle nostre immagini cinematografiche. Boleslav Matuszewski nel 98 dice: sì, bisogna fare questi depositi di pellicole e bisogna raccogliere questi film, industriali, medici e così via. Certamente non la finzione. Nel 1906 il consigliere comunale a Parigi, Henri Thoreau, dice: dobbiamo creare degli archivi cinematografici per salvare che cosa? Gli eventi della vita parigina, quindi i documentari. Nel 7 a Berlino e a Vienna dicono: bisogna fondare degli archivi, e anche qui lo scopo era di salvare dal vero
e il termine usato era archivio. Nel 10 a Copenaghen c'è l'idea di fondare, viene fondato anche il museo storico per le immagini in movimento. E anche qui l'oggetto da raccogliere erano documentari e dal vero. A Parigi nell'11 vogliono, la Società degli Amici di Parigi vuole fondare un archivio sempre di documentari per documentare la vita parigina. Sempre nell'11 in Francia, anche qui l'idea del deposito legale per la prima volta viene fatta e dicono conserviamole al vecchio conservatorio. Falliscono tutti questi. In Germania anche qui un archivio per i documentari e la parola usata è archivio. Nell'11 a Berlino viene proposto da Franz Goerke un deposito archivio, usa le due parole, per la proiezione. La prima volta che viene usato anche, viene spiegato il metodo di conservare in armadi di piombo. A Hannover nell'11 un signore dice fondiamo un archivio solo per i documentari e voglio il positivo come il negativo. Anche qui quindi iniziano piano piano a formarsi queste basi di quello che poi è la pratica archivistica cinematografica. In Italia nell'11 a Roma il direttore dell'archivio del Regno, dell'archivio di Stato, dice fondiamo un archivio statale per documentari e film di finzione, prima volta anche lui con gli armadi di piombo. Tra il 9 e l'11 a Bruxelles l'archivista cittadino Guillaume de Marretz, non so come si dica, anche lui propone di salvare film scientifici, documentari sulla vita della città. In Francia di nuovo nell'aprile, qui viene usato il termine museo, però sempre lo scopo è documentari, salvare film, documentari e film dal vero, e però per la prima volta dice ma i film devono essere catalogati ed etichettati. Stoccolma nell'11, archivio cittadino, sempre documentari, scopo è quello storico. A Vienna nel 12 un archivio per le riprese degli attori teatrali, quindi per salvare la performance teatrale, anche interessante. In Italia il Museo dell'Attimo, il Museo dell'Attimo per buoni film. È la prima volta che si dice cerchiamo di fare una scelta dei buoni film, primo accenno al curatoriale, quindi tirare fuori le perle, le uvette dal panettone, che è una pratica che mi fa sempre arrabbiare, quelli che si tirano fuori il candito, perché a me piacciono i canditi, no? E non è una buona cosa, sia per il film che... Poi il Museo dell'Attimo, perché è un bel termine, ho tutti i documenti, non è che me le sono inventate, non ve le faccio vedere perché non ho tempo. Cambia tutto con la guerra mondiale, dove nascono veramente i primi archivi, e sono tutti archivi militari, istituzionali, e vengono salvati documentari di guerra, oppure riprese dal vero di... Scusa, addestramento, credo ci sia bisogno per la registrazione di rimanere... Ah, no, scusa. In Francia c'è la sezione fotografica e cinematografica dell'esercito, in Germania nel 17 la Buffa, nel 17 il National War Museum, che esiste ancora, e in Austria per esempio il Kriegspressequartier, e così via. Quindi lì è la guerra, sempre la guerra è un momento di accelerazione tecnologica e istituzionale e di cambiamenti e di morte. Dopo la guerra si riprende con l'idea e nel 22 c'è questo signor Willie Day che esiste ancora, la collezione, c'è la Robinson, e di apparecchiature tecniche. Prima volta raccogliamo anche le macchine, che viene comunicata. Nel 23 Gaston Tournier, il critico cinematografico di un quotidiano di Parigi, dice fondiamo un museo. E lì dice, ma non solo con i film, anche le apparecchiature, i manifesti, le sceneggiature, gli schizzi. Cioè la prima volta che dice tutto... testo, paratesto, documentare, il filmico e il non filmico. Nel 27 in Francia viene addirittura pubblicato un intero numero dedicato alle cineteche con due lunghissimi articoli sulla necessità del fondare archivi cinematografici, biblioteche cinematografiche o cinémathèque. Nel 27 c'è io l'ho trovata lì la prima volta proprio il termine cinémathèque, ma sicuramente cercate e troverete prima. E questo qui, per esempio, gli archivi cinematografici e le cinemateche, poi quest'altro interessante, una biblioteca del film, e lui intervista 20 persone e tutti gli danno le idee
sì, è buona così. Quindi nel 27 siamo già maturi. E nel 30 il presidente degli Stati Uniti d'America, Herbert Hoover, dice bisogna salvare tutte le newsreel, i cinegiornali, il negativo e il positivo, perché quelle saranno fonte di storia. E poi arriva la FIAF. Questo è il percorso che ha portato alla FIAF. Quanti minuti sono passati? Abbiamo molto tempo. Sì? 10 sì. Sì, sì. Ok. Quindi questo è stato questo lunghissimo percorso che ha portato poi veramente alla Cinémathèque Française, alla FIAF, è lungo e i termini sono sempre gli stessi. Archivio, 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 che abbiamo visto che era sbagliato, qualche volta museo, qualche volta Cinémathèque e così via. Oggetto è 90% solo documentari. Spiegatemi me perché adesso nelle cinematheche ci sono solo film di finzione dentro. Qualcosa deve essersi andato perduto. Questa prima via la chiamo personalmente via istituzionale. Se avete un termine migliore datemelo, perché non è che mi piaccia proprio tanto. Questo non è l'unico sistema per raccogliere film e non è stato l'unico sistema. C'è un'altra via che è stata praticata da moltissimi, ma della quale nessuno si è mai curato. Ed è per me la via personale, privata, domestica. La gente ha tesaurizzato i propri ricordi, l'ha sempre fatto dall'antichità, per vari motivi, alla borghesia dell'Ottocento, e l'hanno fatta anche con i primi film. E già molto presto viene detto, voi che vi filmate, voi amatori, voi cinematori, salvatevi i vostri film, perché quelli saranno parte dei vostri archivi personali. E dove conservarli? Qualcuno dice, metteteli in cassaforte, perché sono preziosi, sono i nostri ricordi della famiglia. Come si conservano le lettere, i documenti e così via, si conservano anche le immagini di chi è a noi caro. Quindi tesaurizzati. Nel Matuszewski, anche se è sempre citato, però lo citano pochissimo riguardo all'amatoriale, lui dice molto chiaramente, state attenti, la cinematografia di famiglia appartiene al futuro, perché da essa scaturiranno gli archivi di famiglia, che saranno importanti. Nel 2, nel bollettino della Società Fotografica del Nord della Francia, si legge che tutte queste riprese che possiamo fare con le macchine cinematografiche formeranno gli archivi viventi della famiglia. E le famiglie lo fanno, solo i ricchi, chi poteva all'inizio, poi con i Super 8 e così via, ma l'idea è già nel 1898, l'idea è già nel 1902. Emil Antelo nel 14 scrive la sua tesi e dice sì, si faranno addirittura delle vite dalla culla alla bara, lo potranno fare solo i ricchi. Ma quelli sono gli archivi del futuro, gli archivi di famiglia. Nel 17 c'è un testo meraviglioso di Armand Verheer che dice anche qui tutti devono fare, tutti potranno fare creare il proprio archivio vivente di famiglia, e addirittura si faranno i testamenti per celluloide, per film. E in effetti in America tanti hanno fatto le ultime volontà su videocassette. Cambia il metodo, ma l'idea è 1917 scritta, prima ancora la facevano. Addirittura nel 33, quindi ben prima della FIAF, vengono fondati archivi per i cineamatori in Olanda, per esempio. E poi la cosa interessante è il 17 giugno 1938 a Parigi viene fondata la FIAF. Il 17 giugno 1938 a Vienna viene fondato l'archivio dei cinematori, della UNICA, che è l'istituzione mondiale che racchiude, raccoglie, riunisce i cinematori evoluti. Quindi nello stesso giorno, in due congressi diversi, queste due strade che sono sempre andate per conto loro, non neanche parallele, autonome, portano a un archivio. È un caso della storia, ma è un caso carino. Tutti questi archivi, soprattutto quelli privati, potrebbero essere detti adesso alla maniera moderna grassroots archival practice,
Tutti questi archivi sono stati fatti non da professionisti, il che dimostra che non c'è bisogno di essere professionisti per riuscire a salvare qualcosa. E anzi, purtroppo spesso i professionisti sono proprio quelli che distruggono. Stateci attenti. Adesso, francamente, poi la gente si nasconde dietro al termine professionista per non agire, per difendersi le proprie chiappe, la propria seggiola, e soprattutto, ricordatevi sempre, non lo dico io, lo dice un fantastico storico americano, padre del movimento democratico e così via, che si chiama Howard Zinn, nel 71 lo scrive: il professionalismo è una forma, la perfetta, la più potente forma di controllo sociale. Non fidatevi dei professionisti. Salvatevele voi le vostre immagini, salvatele voi le vostri ricordi. Ha funzionato benissimo. Papà, mamme hanno salvato i film di famiglia per dal 1895 a oggi. Ottime cuoche, bravi papà, ma non professionisti. Nel call c'era scritto Brighton, bisogna parlare di Brighton. Brighton è stata una cosa meravigliosa, ma Brighton ci ha dato da lavorare per 40 anni a noi e a chi era prima di noi e a chi sarà poi dopo di noi. Ma Brighton ha anche prodotto alcune cosucce che non sono proprio edificanti. Tanti archivi, tanti film, tante cose. Ringrazio gli australiani che mi hanno dato questa immagine. Questo qui è il tipo scritto di Eileen Boozer, che scrisse per celebrare Brighton, e dice molto chiaramente all'inizio: guardate, in 5 giorni, nell'ottobre 77, perché i film non li hanno visti durante il congresso FIAF, li hanno visti prima, e in 2 giorni, nel gennaio 78, sono stati visti 690 film, tutti di finzione. Brighton ha focalizzato, e da allora tutte le cineteche del mondo pensano quasi esclusivamente alla finzione. Questa è la prima eredità di Brighton. La seconda eredità di Brighton è che da allora si pensa solo ai film. La FIAF nei suoi annuali congressi non ha mai fatto un congresso dedicato al non filmico, al parafilmico, al cartaceo. Mai! Sarebbe ora di cambiare. E non ha mai fatto niente, se non nell'84 a Vienna, perché era Kubelka che voleva vedersi i filmini amatoriali, un congressino sul non filmico, l'FME, sul non finzione, effimero, effimero e amatoriale. Mancano queste cose. Quindi Brighton ha portato tantissimo, ma ha focalizzato sulla fiction e solo sul film. Pensano solo a quello gli uomini, dicono. Ed è vero. Un'altra importantissima cosa che non bisogna mai dimenticare è che l'archivio condiziona il lavoro dello storico. E non in maniera leggera. Lo agevola, lo permette, ma lo condiziona. Faccio solo 3 parole. L'archivio condiziona quando acquisisce. Io decido cosa va nell'archivio. L'archivista condiziona lo storico quando decide il momento della tassazione, cioè quando si butta via. Io decido cosa butta. E questi sono ovvi, piuttosto facili. Ma il più pernicioso, perché è subdolo e nascosto, è il momento della catalogazione. Catalogare è un atto fondamentale nell'archivistica. Non pensate che io sia contro, eh? Io voglio solo mettere ben chiaro, stateci attenti, non sono archivi, sono nati così, e alcune pratiche basilari dell'archivio, delle quali, sulle quali noi non possiamo rinunciare, con le quali noi dobbiamo vivere, però non sono mai neutrali. Catalogare non è mai una cosa neutrale. Parlerò più che altro non dell'acquisizione, non della cassazione, ognuno ha i suoi sistemi, ma sulla catalogazione, che per me è quello più pericoloso di tutti, ma anche il meno studiato o mai stato accennato. Torniamo sempre a Howard Zinn, che dice: per prima cosa ricordatevi che gli archivi sono
istituzioni conservatrici che parlano a favore del potere e congelano il potere. Sono la voce, la cassa di risonanza dei militari, di chi ha soldi, dei ricchi, ma non ci sono archivi di poveri, di famiglie o di disperati. L'archivio è un'istituzione che rafforza lo status quo e nella catalogazione c'ha il suo strumento principale. Sorlen, che non era un comunista come l'ebreo newyorkese, che è storico del, che è morito proprio nel 2010, scrive: l'archivio condiziona il lavoro dello storico e ha un'influenza decisiva. Dice Sorlen, il papà di tutti noi. Stateci attenti. Noi siamo sempre troppo contenti. Ah, che bello, ho trovato in archivio il film che mi mancava. Sì, bene, ma sta attento perché non hai trovato 99 altre cose. Perché qualcuno ha deciso che non te le faccio vedere o non devono sopravvivere. Anche una delle più brillanti teste del mondo dell'archivistica, l'americana Michelle Caswell, nel 16, dice: guardate come gli archivisti fanno i records, come li descrivono e così via, danno una forma alla società, danno una forma alla storia, li condizionano. Quindi un esempio di 50 anni fa, un esempio di 30 anni fa e un esempio modernissimo. E adesso due citazioni. L'atto di classificare non è mai né innocente né anonimo. Ogni sistema di classificazione è un dispositivo che serve a produrre performativamente l'identità che classifica, piuttosto che limitarsi a registrarla così com'è. Noi abbiamo una griglia concettuale, in questa griglia concettuale ci infiliamo dentro quello che abbiamo, gli oggetti. Noi non classifichiamo oggetti, infiliamo gli oggetti dentro nel nostro modo di pensare, nei nostri armadi, nelle nostre cose. Sbagliato. Però è così. Classificare e decidere e dare un atto di dominio è un sistema per forzarlo ad essere quello che è. Ne ipotichiamo il senso e le classificazioni accreditano, si mostrano e vengono dette oggettive, ma non sono mai oggettive. L'etica dell'archivista predica sempre di essere oggettivo nella catalogazione. È una fesseria. Non sei mai oggettivo, perché classificare in sé vuol dire mettere in classi. Classificare viene dal latino classis, ordinare le navi per lo scontro navale. Al centro le più grosse, sui lati quelle veloci e così via. Mettere ordine per un certo scopo. Adesso ho parlato troppo. L'altra cosa pericolosissima è che ogni enumerazione, ogni conteggio, ogni classificazione è sempre una narrazione. Quindi quando voi entrate in un archivio e guardate i cataloghi, cercate le cose e così via, praticamente ottenete già una preistoria masticata dagli archivisti. L'importante è che lo storico non scriva, riscriva ciò che l'archivista gli ha infilato sul piatto d'argento. L'archivio quindi, secondo me, dovrebbe diventare un centro emozionale, avere radicale empatia con oggetti e donatori, emozionalità nel lato della catalogazione. Apertura a chi non ha mai avuto la possibilità di salvare il proprio filmato, impegno politico e sociale e attenzione al nuovo. Ma soprattutto l'archivio deve spostare l'attenzione dalle cose alle pratiche e dagli oggetti alle persone. Questo è per me il futuro degli archivi. Questo è quello che dovrebbero essere, perché secondo la dichiarazione e i diritti dell'umanità, tutti hanno diritto a partecipare alla cultura e al suo sviluppo. Io vi ringrazio dell'attenzione, ho sforato di 2 minuti, ma... Sì, introduco molto, molto rapidamente la seconda relazione. Silvio Alovisio, professore associato presso l'Università di Torino, Luca Mazzei, che insegna all'Università di Roma Tor Vergata. Il titolo del loro intervento è «La biblioteca in casa, miti, realtà e potenzialità della ricerca in storia del cinema italiano 2.0. Prego. Grazie agli organizzatori per questo graditissimo
questa gratissima opportunità di riflettere con voi su alcune questioni relative a fenomeni molto recenti, in piena trasformazione, e ci riferiamo in particolare al fenomeno della crescente disponibilità di fonti digitali online per la ricerca di storia del cinema italiano. Per ragioni di economia discorsiva, diciamo così, visti i tempi del nostro intervento, abbiamo deciso di darci subito dei limiti che vi preciseremo. Il primo limite è di natura temporale, cronologico, cioè ci concentreremo, però in una prospettiva metodologica che speriamo essere utile anche per chi si occupa di altro, sul cinema muto italiano, perché intanto per esperienze personali, che sono il nostro ambito privilegiato di ricerca, ma poi anche perché indubbiamente il cinema muto italiano è stato in questi anni il protagonista, a nostro avviso, di questa vera e propria rivoluzione nella definizione della tipologia e nella definizione di una metodologia dell'uso delle fonti digitali per la ricerca storica. Il secondo limite del nostro intervento è legato alle tipologie delle fonti che prenderemo in considerazione, ed è un limite che può sembrare paradossale in un convegno che ha come titolo scrivere la storia e costruire l'archivio. Mi spiego meglio. In estrema sintesi, e tutte le estreme sintesi sono opinabili, possiamo individuare tre famiglie maggioritarie, diciamo, di fonti per la ricerca storica. Non sono esclusive, sono maggioritarie. Le fonti filmiche, le fonti editoriali a stampa e i documenti d'archivio propriamente detti, l'archivio nel senso cannepelliano del termine. Ecco, noi in questa nostra breve relazione ci concentreremo soprattutto sulla situazione delle fonti digitali online di natura filmica e di natura editoriale, con particolare attenzione alle riviste. Diciamo che partiamo dalle fonti filmiche in rete. Le fonti filmiche in rete hanno avuto nel contesto digitale, un'evoluzione incredibilmente rapida. Pensate che i primi esperimenti di messa online di fonti audiovisive sono stati realizzati alla fine degli anni 90, con i casi un po' tutti noti della rete intranet della RAI e con il caso del Luce, ma di fatto è negli ultimi 4-5 anni che il fenomeno ha assunto delle proporzioni veramente imponenti e soprattutto dimensioni che auspicano una crescita esponenziale del fenomeno. Pensiamo a cosa voleva dire studiare il cinema muto italiano negli anni 90. Qualcuno di noi, per ragioni anagrafiche, lo sa, se lo ricorda. Ecco, a disposizione noi avevamo circa, vi ho fatto un calcolo, 15-20 film muti italiani da vedere a casa nostra. Al di là dei film che si potevano vedere nelle cineteche, con costi, sacrifici, eravamo tutti giovani, studenti, quindi non era così semplice, a casa nostra potevamo vedere 20 film muti italiani e essere generosi, pubblicati dalla Mondadori Video, con la VHS su edizione. Lasciamo perdere che film vedevamo, cioè che copie vedevamo, non entriamo nel dato qualitativo, parliamo soltanto del dato quantitativo. Oppure chi era un attento cultore dei palinsesti televisivi poteva anche registrarsi qualcosa su Telepiù, c'è stata delle bellissime retrospettive di Antonio Costa, o anche il Museo del Cinema aveva quasi regalato un nucleo di film, soprattutto della sponda olandese, delle sue collezioni, alla RAI, e questi film erano stati programmati così quasi clandestinamente al mattino dal Dipartimento della RAI Scuola Educazione, diciamo. Ecco, ultimi 4-5 anni, passiamo dai 20 fin dagli anni 90, passiamo ad una situazione di moltiplicazione veramente quasi pantagruelica potenzialmente, no? Abbiamo fatto un calcolo che sono oltre 400 i film muti italiani oggi consultabili liberamente in rete, senza contare i film del Luce, ce ne sono tanti prodotti negli anni 20, e senza contare i film dell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, che sono circa una settantina, ma che sono difficilmente ricercabili perché adesso l'Archivio del Cinema d'Impresa ha abbandonato il progetto di Web TV, purtroppo, e usa soltanto il canale YouTube, e su YouTube le ricerche per anno sono molto complesse, anzi praticamente impossibili. Lavorano le risorse filmiche online sono visualizzabili attraverso una pluralità di piattaforme, c'è una situazione ancora molto eterogenea, e non è soltanto una eterogeneità tecnica, nasconde obiettivi, strategie molto diverse. C'è il Museo del Cinema, che usa il canale Vimeo, dovuto in primo luogo all'iniziativa di Stella Dania, che oggi è qui con noi, ma in veste non istituzionale. Altre cineteche invece usano il canale di YouTube, che come vi ho detto però pongono dei seri problemi di interrogazione del catalogo. C'è un po' l'effetto Netflix, no? Cioè non si sa bene che cosa c'è, bisogna cercarlo, diciamo così, per singole interrogazioni, più che avere una visione d'insieme del tutto.
Poi ci sono delle altre cineteche che usano invece il proprio sito istituzionale e al loro interno hanno delle sezioni di Cinestore, un termine che però già è indicativo, no? Di qual è l'obiettivo della messa online. Non è semplicemente, non è mettere a disposizione degli studiosi e dei ricercatori una risorsa filmica adeguatamente identificata, schedata in dettaglio, ma offrire una vetrina per la vendita di queste immagini. La Cineteca Italiana di Milano e la Cineteca di Bologna hanno fatto questa scelta. Ci sono poi, questa è una prospettiva che a nostro avviso potrebbe crescere, dovrebbe crescere, i portali integrati, per esempio il portale del Muto Italiano, che è stato inaugurato l'anno scorso, promosso dalla Cineteca Nazionale, ma con altri partner. La Cineteca Nazionale ha scelto di dare l'accesso diretto ai propri film, alcuni dei propri film digitalizzati, solo alcuni, tramite un link diretto a Vimeo, ma senza però un vero e proprio canale autonomo di pubblico accesso. E poi ci sono invece la migliore delle soluzioni possibili, ma anche la più costosa, la più onerosa da gestire, siti strutturati come veri e propri archivi di ricerca, per esempio l'archivio del Luce o, in altro ambito, la ricerca storico-televisiva, le Teche Rai. Che però è chiuso al pubblico. Cioè che però, esatto, prevede soltanto la consultazione nelle sedi, dei centri di produzione decentrati, insomma, comunque non è una cosa che possiamo consultare a casa nostra. E poi del portale del Muto Italiano ho già parlato. C'è invece, ovviamente, molti di voi lo conosceranno, l'European Film Gateway, che è un portale interarchivistico, anzi intercollezionistico, perché non voglio usare il termine archivio, se no Canepa mi picchia. Però anche qui, cioè, qual è il problema dell'integrazione? Che comunque sul piano delle risorse filmiche è molto sviluppata, molto più sviluppata rispetto invece all'integrazione tra le risorse bibliografiche. C'è molto più coordinamento sui film e c'è molto meno coordinamento, per esempio, sulla digitalizzazione delle riviste o dei libri a livello europeo. Ecco, quali sono i limiti? Che in questo caso, per esempio, c'è una forte parzialità dell'offerta. Non troverete in questo portale i 400 film di cui vi ho parlato. Ne troverete soltanto una parte e neanche maggioritaria. Un ruolo importante nello sviluppo delle fonti filmiche digitalizzate e messe in rete è svolto dai cosiddetti youtuber, no? Qui non sapevo neanche se si scriveva con due B o con una B sola, quindi chiedo bene, che fanno una vera e propria operazione di bracconaggio, in questo caso un bracconaggio assolutamente auspicabile, visto che non uccide nessun animale, anzi mette a disposizione dell'utente, della comunità, dei film. Mette al centro le persone, no? per riprendere cani, cioè facciamo vedere alle persone dei film che sono oggetti di affezione per chi li mette in rete. Buchenstein, che non so se qualcuno di voi conosce, è un personaggio che mette online i film dell'AI di Amsterdam senza nessuna autorizzazione e non so per quanto tempo, forse l'AI lo sa e tollera, non so. Tollera, lo sappiamo. Ok, toglieremo tutti e beneficiamo, esatto. Oppure ci sono anche dei collezionisti, tipo i curatori, la curatrice, anzi del canale Sempre in Penombra, che mette online a volte dei film della propria collezione. Frammenti, alcuni però molto importanti, di film assolutamente perduti, come Ted l'Invisibile, L'Uragano, vi dicendo. Oppure ci sono, circolano delle copie, misteriosamente, di non si sa quale provenienza, magari rimanipolate, diffuse in forme diverse, quindi impossibile ricostruire uno stemma codico, non c'è, quindi la filologia qui salta completamente, però tipo Sogno il bimbo d'Italia di Righelli, un film come molti di noi sanno, Dennis ci ha anche dedicato uno studio importante, anche noi l'abbiamo studiato, il Sogno il bimbo d'Italia di Righelli è disponibile soltanto su questa copia che è assolutamente ectoplasmatica, no? C'è una copia che si sta dissolvendo, ma esiste, cioè non si sa di chi sia, non si sa chi l'ha messa in rete. Ogni volta è postata da una persona differente. Esatto, esatto. A un certo punto sembrava che fosse una persona che scriveva in francese ma stava in Tunisia, ma non si è mai capito se era questo il primo. Quali sono i vantaggi? I vantaggi di questa questa grande messa online di film sui quali, appunto, prescindo a livello filologico. Il ritorno dei sommersi, cioè il ritorno dei persi, degli spariti, no? Ci sono dei casi di digitalizzazione diretta da nitrati, ci sono dei casi di copie che noi studiosi non potremmo vedere perché magari sono su controtipi negativi, oppure ci sono copie safety che non sono colorate, mentre alcune copie, tipo quelle della Cineteca Italiana che voi potete vedere su Cinestore, sono con le colorazioni. Insomma, ci sono tante opportunità. Certo, vedere un film in bassa definizione sullo schermo del proprio notebook
non è come vedere un nitrato su banco ottico, oppure non è come vedere un film muto in pellicola al cinema, però ci sono delle opportunità di reimmersione, di ritorno alla visibilità, che vanno comunque interrogate. Seconda possibilità di queste risorse filmiche sempre più vistose e consistenti in rete è la possibilità finalmente di ripensare il canone, che nel caso del muto italiano è stato per decenni molto sclerotizzato. C'era Cabirio centrico, al centro Cabiria, poi un po' di Guazzoni, però su un gradino più sotto, mi dispiace Castella. Qualche melodramma di Vistico, una spruzzatina di Ghione, un po' di una comica a caso, e via dicendo. Insomma, erano quei 4-5 momenti. Con 400 film, voi pensate, prima parlavamo di Brighton, no? 600 film fatti vedere in una settimana. Ecco, pensate... Il mondo, però, in tutto il mondo, 600 film... Per tutto il mondo. Sì, esatto. Pensate se ne avessimo organizzato, magari a Torino, oppure una nuova Brighton italiana con 400, soltanto i 400 film disponibili online, non quelli, gli altri che ancora le cineteche conservano. Quali sarebbero state le conseguenze di questa mega retrospettiva? Secondo me poche, pochissime, perché non c'è stata, tant'è vero che la Brighton permanente c'è, la nuova Brighton, è qui, l'abbiamo sul nostro computer, ma non c'è una ricaduta significativa, va detto, sugli studi e sul ripensamento del canone. Ci sono alcune piccole modifiche, per esempio, per la gioia di Paolo, i Dal Vero in Italia stanno ottenendo una crescente riconsiderazione. Perché? Perché le ricorrenze della Ghibbia, della Prima Guerra Mondiale, hanno immesso nella rete tantissime riprese Dal Vero di queste guerre, e questo ha contribuito allo sviluppo di studi importanti, di cui l'AESC peraltro si è fatta anche promotrice. Possibilità invece ulteriori vengono offerte dall'analisi, dalle possibilità d'analisi. Io sul mio PC posso sviluppare a casa mia delle analisi comparate su copie diverse dello stesso film online. Prendiamo il caso del piccolo Vedetta Lombarda, che posso mettere a confronto un frammento che si possiede al Museo del Cinema con la copia integrale o quasi della Cineteca Italiana, e vediamo le differenze. Quindi diventa importante chiedersi che cosa stiamo vedendo. Vedete, i colori sono completamente diversi, le didascalie sono diverse. Nel caso del Museo del Cinema abbiamo delle scalie decisamente, poi Stella mi può correggere, più vicine all'edizione originale, se non proprio quelle originali della Gloria, mentre quelle della Cineteca Italiana sono state ricostruite, e quella della scalia lì neanche esiste nelle scalie originali del film. Si possono fare analisi integrate interdocumentali, tra, per esempio, io vado in biblioteca civica di Torino, prendo l'edizione illustrata di Cuore, la prima edizione, e la confronto già lì in sede con invece il film posso vedere sul Cinestore della Cineteca Italiana. Stesso discorso per i materiali archivistici del museo, didascalie originali comparate con le didascalie poi della copia. Vedete che non sono uguali, c'è un inciso nella copia in più, nella copia cinematografica. Un esempio che piacerà molto a Stella, si possono sviluppare dimensioni partecipative di catalogazione e di schedatura, no? Grazie alla possibilità degli utenti di inserire in certi canali, tipo il canale Vimeo del Museo del Cinema, dei commenti, delle rettifiche, delle proposte di attribuzione, delle identificazioni, via dicendo. Questo è un caso specifico sulla Portatrice di Pane, che era un film che era sempre stato dato dal museo come quello del 16, e invece un utente ha esplicitato il fatto che era quello del 23, e il museo ha molto correttamente recepito questo errore e anche ringraziato l'utente. Per quanto riguarda i periodici, vado un po' di corsa per non rubare troppo spazio a Luca, invece anche qui abbiamo un grande salto di qualità, un vero proprio passaggio, una rivoluzione copernicana. Anche qui, fino agli anni 90, chi voleva citare le riviste cosa faceva? Andava a Firenze, ma costava tanto, bisognava starci tanto tempo. Sapete che a Firenze c'è il più grande nucleo di riviste del muto italiano. Non era facilissimo consultarle tutte, perché alcune non erano disponibili, altre quelle su microfilm sì, quelle su carta era molto più complicato, hanno chiuso i depositi. Oppure si andava nelle biblioteche locali, nei capoluoghi di provincia c'era il diritto di deposito, quindi ci sono delle riviste che conservate nelle biblioteche civiche di Milano, di Torino, via dicendo. Oppure, va detto molto più spesso, si citava indirettamente, cioè si faceva affidamento a repertori, antologie, la mitica antologia di Tra un film e l'altra, si prendeva le centinaia di recensioni offerte da Martinelli, filmografia straordinaria, ma va detto anche che i dati bibliografici riportati erano parziali e i testi spesso venivano tagliati senza dirlo. La svolta siamo nel 2007-2008, ve ne parlerà meglio domani il ticket Pezzetti-Grifo. La Gromo digitalizza 80.000 pagine di rivista del muto italiano, e questa è una svolta veramente epocale.
A seguire poi c'è subito la Chiarini, che si concentra più su sonoro, ma presenta anche riviste del muto, che per fortuna non sono quasi mai possedute dalla Gromo, quindi si complementano. E beh, qui chiaramente abbiamo un salto di qualità nell'accesso alle risorse dei periodici. Peraltro il salto di qualità non è soltanto nazionale, c'è tutto un sistema globale internazionale che si sta muovendo. Il cinema muto italiano beneficia del fatto di essere stato, fino alla fine degli anni 10, un cinema a forte vocazione internazionale, votato alle esportazioni. Quindi in numerosi siti, anche questi di recente fondazione, noi possiamo trovare un sacco di informazioni sul muto italiano. Prendiamo per esempio il Gallica per quanto riguarda il contesto francese, ma anche il sito della BFI di Parigi, oppure per il contesto americano il sito Lantern, che è un sito straordinario che consente, grazie a efficacissime possibilità di ricerca CR, di ricostruire per esempio la ricezione dei film italiani all'estero. L'estensione però non è soltanto geografica, ma anche tipologica, cioè noi grazie alla rete possiamo estendere la nostra ricerca non più soltanto alle riviste di cinema. Per troppo tempo siamo rimasti dentro gli steccati delle riviste di settore. Possiamo ragionare per esempio sui quotidiani, che rappresentano a nostro avviso la principale opportunità di innovazione sul piano metodologico e anche sul piano della scoperta dei contenuti dei prossimi anni, perché il ruolo del cinema italiano nei quotidiani dell'epoca è un ruolo inaspettatamente rilevante, addirittura occupa le prime pagine dei giornali durante la guerra di Libia. Probabilmente anche dopo, probabilmente anche dopo. Bisogna verificato, esatto. Quindi ci sono, questi sono solo alcuni dei quotidiani che noi possiamo oggi consultare, alcuni sono a pagamento, ma altri no, anche questo è un discorso che andrebbe fatto e sviluppato, quello sugli accessi, ma non possiamo farlo. E poi anche riviste non di cinema, come vi dicevo, al di là dei quotidiani, riviste di cultura generale, riviste di arte, riviste militari, riviste scientifiche. Io ho buona parte del mio lavoro sul cinema scienza della mente l'ho svolto su riviste di pedagogia, di psicologia, di sociologia, antropologia, molte disponibili sulla rete, non tutte ovviamente. Passiamo adesso alla parte dei miti e passo la parola a Luca, perché appunto vorremmo un po' smontare però alcune facili mitizzazioni. Fino adesso abbiamo dato una fotografia quasi euforica della situazione, no? Siamo tutti contenti, c'è tanta roba, non sappiamo da che parte cominciare a consultarla, a leggerla, però in realtà bisogna fare attenzione, perché non è vero che su internet si trova tutto. Una volta quando Kierkegaard venne alla Gromo, Kierkegaard per me è un mito assoluto, per presentare il suo libro su Griffith, disse vabbè ma tanto ormai, era da provocatore quale sempre stato, ma sì, ma tanto ormai le cineteche sono destinate a sparire, perché tanto su internet si troverà tra 5-6 anni tutto. Lui parlava 9 anni fa. Beh, questo grafico ovviamente ci dimostra che la profezia di Kierkegaard per adesso non si è compiuta. Abbiamo circa 10.000 titoli prodotti in Italia tra fino al 31, circa 2.000, questo è un dato che abbiamo desunto dai repertori FIAF, che poi la mia collaboratrice Jessica Cusano ha integrato con tutti i film proiettati nei festival non presenti nelle biblioteche, nel repertorio della FIAF. Sono circa 2.100 i film muti conservati nelle cineteche, titoli diversi intendo. Quelli consultabili online, come vi ho detto, sono 400, quindi la parzialità è più che evidente. Il discorso della parzialità vale anche per le riviste. Prendiamo per esempio La Vita Cinematografica, rivista cardine, forse la vista cinematografica più importante del muto italiano. Il numero totale dei fascicoli prodotti dalla Vita tra il 10 e il 19, gli anni d'oro, sono circa 350, era quasi un settimanale. Il numero dei fascicoli digitalizzati disponibili online sono circa un centinaio, quindi anche qui abbiamo un'evidente parzialità. Prendiamo le riviste censite dal repertorio di Rai di Cinema Scritto, che peraltro non include tutte le riviste del muto italiano, ma soltanto quelle che Rai aveva censito in quel momento in un numero consistente di biblioteche, è circa 250. Quelle digitalizzate online sono circa 100. E peraltro non sono digitalizzazioni complete, cioè non raccolgono tutte le consistenze dei singoli periodici, ma sono molto parziali. Bene, lascio la parola a Luca. Sì. Il secondo mito invece è quello che sia facile trovare, no? In fondo basta, come dire, buttare un po' diciamo così, qualche parola nei siti di ricerca, effettivamente riusciamo a trovare tutto. Questo naturalmente è un mito assolutamente da sfatare, non è così. Non è così per vari motivi. Il primo è che le risorse online sono tante e mancano effettivamente dei coordinamenti, sia nel momento in cui si progettano, sia anche in seguito. Bisogna dire, in questo, diciamo così, le riviste, diciamo, i siti che legati alle cineteche hanno tutto sommato un coordinamento maggiore,
Poi se entriamo nello specifico, il coordinamento tra i siti e le cineteche è anche lì assolutamente implementabile, deficitario, quanto vogliamo. Ma se passiamo a osservare invece i siti che presentano digitalizzazioni di materiali messi online per quanto riguarda la carta, lì si arriva al parossismo, perché effettivamente i soggetti che hanno in mano questi materiali sono tantissimi. Si va da soggetti istituzionali molto grossi, importanti, che hanno dedicati proprio alla conservazione, fino magari a delle fondazioni, fino a dei soggetti privati più piccoli, fino a dei singoli che mettono quello che hanno anche senza averne il diritto o meno. Tutte cose per noi interessanti. Ma che vuol dire questo? Vuol dire moltiplicare volta per volta il tipo di ricerca. E vuol dire anche che ogni luogo ha il suo protocollo di ricerca. Quindi ci vuole, come dire, ogni volta una... bisogna inventarsi dei modi per trovare. Ora, non vi sto a fare l'elenco, che abbiamo fatto delle varie possibilità che ci sono, ma effettivamente se passiamo alla carta, cioè questa dimensione del non filmico, effettivamente l'Italia ha moltissime risorse, tutte un po' parziali, un po' a macchia di leopardo, ma effettivamente addirittura è anche difficile capire quali sono le risorse messe online in quel dato momento, ne compaiono di tutti i tipi. Quindi ci vuole anche una competenza su questo. Il discorso potrebbe passare anche agli OPAC, qui non lo facciamo perché non abbiamo tempo. Anche il modo più vecchio, più vecchio di cercare, di fare ricerca su internet, che sono gli OPAC, anche lì ci sono delle difformità e delle tecnicalità da imparare. L'altro mito, dunque, ecco qua. Okay. L'altro mito, l'altra criticità, riguarda invece la lettura, cioè le risorse digitali, ci sembra dire questa sorta di sirena che ci sussurra nell'orecchio, rendono inutile la lettura. Basta con tutte queste periodi di spoglio, no, delle riviste, basta anche andarsene fin troppo in biblioteca, nell'archivio, chiamiamolo come volete. A rendere inutile questa operazione c'è la ricerca OCR. È lei che legge velocissimamente per noi il testo e ci esonera dal peso gravoso della lettura attenta. Va detto che questo risponde anche a un'esigenza pressante da parte delle istituzioni, soprattutto universitarie, di avere una maggiore velocità di produzione. Bisogna sempre più produrre, sempre più produrre in un tempo quindi minore e con efficacia, quindi, come dire, invitare la lepre a correre, no? L'OCR ci fa andare dritti al punto. Ora, osserviamo questa cosa da due punti di vista. Il primo, nessuna scansione OCR copre il 100%. Se noi abbiamo due esempi di banche dati, insomma, di digitalizzazioni di materiale a stampa molto importanti che usiamo. Uno è i materiali della biblioteca Gromo. La capacità dei sistemi elettronici di leggere per noi il testo è di circa l'80%, che credetemi è alto di media, 80% di media. C'è un altro esempio ancora, che è quello dell'archivio storico della stampa. L'archivio storico della stampa, che prevede però anche un intervento dell'operatore manuale, quindi con costi esorbitanti, legge circa il 92% del testo del quotidiano. Non so se avete mai visto gli originali d'epoca degli anni 10, sono dei caratteri minuscoli, cioè vabbè, legge il 92%, io lettore quante me ne perderò in una lettura scanner, in una lettura veloce? Sicuramente il computer legge meglio di me. Sì, beh, abbiamo ragione, avete ragione, però la ricerca a quel punto risulta stereotipata, che sia l'80 o che sia 92, a quel tipo di parola le risposte sono sempre le stesse. Se io invece vado a leggere con lettura scanner, una volta geograficamente troverò alcune cose, un'altra volta un'altra persona ne coprirà un'altra ancora. Il risultato, la ricerca non è stereotipata e virtualmente è più ampia di quel 92%. Cioè, che cosa sopprime l'OCR? Sopprime l'errore e la distrazione. Che meraviglia, sopprime l'errore e la distrazione. Sì, però l'errore e la distrazione sono fondamentali anche per le ricerche. Facciamo un esempio. A questa maniera, andando dritti al punto, non noto le assenze. Tendo a non notare quello che manca. Tendo a cercare solamente quello che c'è.
il nostro discorso dovrebbe essere più ampio. Non solo, ma non solo questa scarsa consapevolezza della lacunosità, ma tendo a mitizzare quello che trovo, cioè la mitizzazione della singola occorrenza. Il singolo saggio che ho trovato, la singola frase che ho trovato, diventa un po' la parola chiave, diventa un po', come dire, la parola con cui andare incontro all'infinito. E invece i testi vivono sulla carta, sempre in una, sulle riviste, vivono in una dimensione completa che li fa incontrare con altri testi, e quindi il loro significato in qualche modo viene da questo confronto con altri testi. Inoltre c'è il problema degli scarti, cioè, come dire, se io faccio una lettura di questo testo dal vivo, che dovrò fare attenzione accanto a quella della OCR, in questo modo io probabilmente la mia distrazione mi porterà a notare delle cose che per quel saggio non sono importanti, sicuramente, o poco importanti, ma che poi possono diventare importanti per ricerche future. Facciamo un esempio: è come se nelle scienze dure non si facesse altro che ricerca applicata, non si facesse una ricerca generale. Cioè, questo scarto è quello che comunque alla fine crea uno spostamento, questa distrazione crea uno spostamento della ricerca a lungo termine. Altra domanda, altra cosa importante è questo, diciamo, l'inutilità della schedatura, no? A che serve schedare? Se basta digitare una parola chiave è inutile schedare. E in effetti è una cosa che ci viene. Pensiamo a una rivista quotidiana come il Tevere. Un quotidiano come il Tevere, se io voglio vederlo dal 1926 al 1930, tutto quello che riguarda il cinema, lo trovo dappertutto, dappertutto, in prima pagina, quarta pagina, dappertutto. Ci metterò, facciamo una stima, 5 giorni per 5 sere al giorno, circa un mesetto per vedere queste quattro annate. Qui ci vuole. Beh, anche perché devo schedarlo poi, no? Devo trascrivere dei pezzi, schedarlo, eccetera. Se invece mi dico, va bene, voglio solamente vederlo velocemente, ma fotografare i testi uno per uno, poi ci penserò dopo, ci metterò 2 o 3 giorni. Non mi ricorderò niente dopo, però ci ho messo 2 o 3 giorni. Se devo invece controllare su una rivista digitalizzata alcune ricorrenze tramite OCR, ci metto al massimo qualche ora, in genere qualche minuto. Se il Tevere fosse digitalizzato ci metterei qualche minuto. Però organizzare su di un programma di archiviazione quanto volta per volta trovato, crediamo sia un'operazione ineludibile, è un'operazione intellettuale importante. Serve anche a uscire dall'illusione della catalogazione del mondo in scala 1 a 1. Catalogare vuol dire, come ha detto prima Paolo, vuol dire in qualche modo fare un'operazione intellettuale, rendere malleabile, togliere significati, orientarli. Quindi la prima fase fondamentale di ogni ricerca, che non può essere eliminata, si può solamente accostare alle altre. Noi dobbiamo vedere il digitale come una risorsa in più, ma non come sostitutiva. Lo stesso si può dire sulle fotografie a stampa, di cui poi parleremo dopo, che sono comunque un'operazione fondamentale, repertori. Allora passiamo agli auspici, la nostra parte finale. Quindi cosa auspichiamo? La prima cosa che auspichiamo è che queste immissioni online siano accompagnate da OCR sempre più affidabili. Scusateci la banalità, ma bisogna anche dire un po' di cose banali, ma anche che siano fra loro non sovrapposti. Ci sono dei casi adesso in cui ci sono sovrapposizioni forti. È logico, se non c'è un coordinamento, se non c'è una progettualità, o anche se questa progettualità è impossibile, è ovvio che ci troveremo a banche dati che fra loro si sovrappongono, alle volte che coinvolgono la stessa istituzione. Sembra assurdo, ma l'obsolescenza del web porta anche a questo. Inoltre auspichiamo che presentino tipologie di interfaccia comuni e che quando possibile discendano da progetti tra loro direttamente relati. E ci auspichiamo. Come? No, questo è come seguire la stanza. Sì, seguiamole. Vai. Okay. Poi che si avvii una seria formazione indirizzata agli studenti in materia di uso delle risorse digitali. C'è un po' l'illusione che le risorse digitali sono delle cose che si imparano così, che usarle si impara in un attimo, non è necessario, e invece crediamo che debba essere fatta una formazione, soprattutto
per capire qual è l'architettura della ricerca, cioè in che momento la risorsa digitale deve arrivare, se prima o dopo la carta, se la carta, se la visione diretta alle volte è fondamentale o no, diretta del film o del... O del... Poi auspichiamo anche che si garantisca una maggiore stabilità temporale delle fonti. È un po' un auspicio, beh, forse difficile da vedere, no? Un po' velitario. Però comunque sia, sarebbe importante, cioè sarebbe perlomeno importante auspicare che quando una istituzione pensa a una digitalizzazione, ci pensi solamente se è riuscita a cantonare quelle risorse giuste per farla mantenere nel tempo. Spesso iniziano a corrompersi dopo un po' e non ci sono i soldi per sistemarle, oppure addirittura scompaiono. In altri casi, semplicemente, nei casi migliori, si spostano brevemente di dominio, ne viene rifatta l'architettura, quindi il portale che faceva riferimento a quella struttura, se non ha a sua volta i soldi per rinnovare, non serve più a niente. Altro auspicio è che non scompaia l'interesse per i repertori bibliofilmografici d'autore. Cosa stavamo pensando qua quando abbiamo scritto questa cosa? Pensavamo soprattutto ai repertori di cui l'Italia ha una grande tradizione, repertori fatti da storici che avevano una maniera di intendere la storia, se vogliamo anche differente da noi, bisogna anche dirlo, Bernardini, Redi, Martinelli, Friedemann, persone che hanno composto importanti repertori. L'Italia aveva una tradizione enorme nei repertori, probabilmente unica, anzi vogliamo dire di più, forse l'importanza che nella storiografia mondiale ha avuto il muto italiano è dovuta a questo, cioè al fatto che comunque sia esistevano dei repertori. Non tanto questioni estetiche, è questo, no? Allora, ci pare che disseccare la fonte, cioè non produrre più repertori, non solamente giornali, ma non produrre più repertori sia un problema. Il repertorio d'autore a stampa, che poi può essere anche in PDF o online, è importante, non può essere sostituito dalla piattaforma collaborativa di cui parlavamo prima, che ha un altro intento. Può essere Wikipedia, può essere Nintendo Movie Database o altre, ma è un'altra cosa. Anche quelle ci servono, ma questi hanno un'autorialità, un anno in cui sono stati prodotti, un altro tipo di architettura. Quindi speriamo che non scompaiano e speriamo, spieghiamo anche che in questo senso i sistemi di accreditamento universitario gli diano un'importanza non come le bibliografie, no? Che contano zero praticamente, ma credo che un'importanza pari a quella delle edizioni critiche o delle edizioni di fonti inedite, come un volume. Ci auguriamo anche, l'abbiamo già detto prima, che non venga meno la visione del documento per intero, per vari motivi, per quello che abbiamo detto prima, questo bisogno di scarto, per altri elementi che comunque sono ineludibili. Se io leggo una rivista, ad esempio, non potrò sapere se è patinata o meno, cosa che può essere importante, il tipo di carta per capire il tipo di evoluzione che ha la rivista, non potrò vedere bene il soffietto perché evolve, non potrò vedere bene un quotidiano perché lo schermo del computer è sempre quello, c'è poco da fare, se il quotidiano è enorme lo vedrò solamente piccolo e spostarmi sulla pagina non è la stessa cosa, nel caso del film non potrò vedere i lati del fotogramma, non potrò vedere tutte quelle informazioni che stanno sui lati del fotogramma. E passiamo all'ultima, che viene direttamente da questa, cioè auspichiamo che il contatto fra archivista e ricercatore non venga meno, ma si riconfiguri in una nuova rete. Questo non vuol dire semplicemente ricordatevi nei siti di digitalizzazione di mettere il nome e la mail dell'archivista per cui lo tempestate di domande, sì, anche questa è una modalità che può essere utile, però sarebbe bene trovare in questa architettura uno spazio per il contatto con l'archivista, perché è quello che ha pensato in qualche modo, ha costruito la collezione, che ha delle informazioni in più, che ha anche una serie di scarti di informazioni che ci sono utili, oppure che ci può dare delle informazioni a cui non possiamo accedere. Se non posso accedere alla passafilma, al banco ottico, magari posso chiedere all'archivista di instaurare un rapporto. E poi, in ultimo, anche per la creazione stessa delle future piattaforme digitali. Cioè, auspichiamo che nel momento in cui si mette una risorsa
online ci sia una parte, diciamo, di lavoro condivisa direttamente con lo studioso, cioè con quello che dovrà fare ricerca, che potrà forse orientare il sistema. Attualmente siamo in un momento in cui praticamente sono le grandi ricorrenze che portano a fare, sono le grandi ricorrenze che portano a creare la digitalizzazione. C'è una ricorrenza, in questo momento la ricorrenza porta a dovere fare una digitalizzazione di corsa, perché i fondi arrivano in quel momento, perché l'istituzione che ce li dà ha in volontà di darceli in quel momento, e spesso non si trova appunto un contatto con lo studioso, con il mondo degli studiosi, che poi saranno gli utilizzatori finali, ma che possono avere un sacco di informazioni in più. Questo è importante particolarmente per le risorse audiovisive, che hanno bisogno di informazioni testuali per essere ricercate. Al momento hanno bisogno di informazioni testuali per essere ricercate. Okay. Abbiamo finito. Bene, allora riprendiamo, possiamo riprendere con un auspicio. Parte anche il titolo della terza relazione di Gabriele Landrini, che è dottorando presso l'Università Sapienza di Roma. Il titolo è Archivi cinematografici e paratesti cartacei, il cineromanzo fra conservazione e necessaria digitalizzazione. Do anche questo. Grazie a tutti e grazie per avermi dato la possibilità di essere qui. Fin dalle proprie origini il cinema italiano ha dialogato con i supporti cartacei ad esso contemporanei. Anche prima della nascita dei cineromanzi propriamente detti, la più tradizionale modalità di fruizione del prodotto filmico si è allineata a quella di pratiche paratestuali, le quali, chiamando in causa l'immagine fissa di stampo fotografico, la parola scritta di natura letteraria, hanno ripensato l'essenza formale delle pellicole vere e proprie. Cataloghi, brossure, locandine, riviste sono solo alcuni dei supporti che potrebbero essere citati. Oggi questi paratesti, che nel corso del Novecento si sono diversificati in modi antitetici ma comunque convergenti, si confrontano chiaramente con l'istituzione dell'archivio, incaricato di raccoglierli al fine di poter costruire una storia del cinema altra, non focalizzato ovviamente sul film in quanto tale, ma al contrario su delle istanze parallele, che in certi frangenti permettono anche di scoprire realtà che la tradizionale visione cinematografica non permette. Il particolare supporto paratestuale di cui vorrei discutere in questa sede, che è stato il centro focale di un fenomeno editoriale di ampio successo popolare nel corso degli anni 50 e 70, è il cineromanzo, inteso nell'accezione proposta da Emiliano Monreale nel suo studio Gianni Amelio presenta lo schermo di carta, pubblicato nel 2007. Con questo termine, che spesso nei lavori precedenti è stato inglobato nella più vasta etichetta di fotoromanzo, come definito da Raffaele De Berti nel corso degli anni 90, o di cinefotoromanzo, come chiamato da Silvio Lovisio in un altro fondamentale studio sempre del 2007, si desidera delineare una determinata tipologia di periodici nazionali che si sono diffusi anche in Francia, che si siano settimanali, quindicennali o mensili, atti a proporre storie e fumetti tratte da pellicole cinematografiche coeve. Questi fotofilm, altro termine coniato a posteriori e utilizzato spesso da Giovanna Maina, ricorrono a fotografie di scena o a fotogrammi che, grazie all'utilizzo di stilemi narrativi dei debitori della letteratura di consumo e di accorgimenti grafici che aggiornano l'estetica dei comics americani, permettono di fruire in modo alternativo il lungometraggio originale. Così come i modelli editoriali precedenti, tipo riviste popolari di informazione, cineracconti e fotoromanzi propriamente detti, le testate propongono anche rubriche di vario genere, che spesso anticipano o seguono la storia vera e propria. A partire da una ricerca d'archivio che io ho condotto principalmente alla Bibliomediateca Mario Gromo di Torino, con questo intervento vorrei dunque focalizzarmi sul cineromanzo, non come fenomeno editoriale o come supporto cartaceo con le proprie regole e i propri statuti narrativo-iconografici, ma come materiale d'archivio, la cui conservazione odierna risulta innegabilmente problematica, principalmente per due fattori. Prima però di procedere alla riflessione sulle difficoltà da me riscontrate nell'analisi di queste peculiari testate di cinema di carta, credo sia doveroso fare una piccola premessa al fine di palesare l'importanza che, secondo me, tali riviste ricoprono all'interno di un discorso storico più ampio. Così come riporta il titolo di questo convegno, costruire l'archivio significa scrivere la storia e i cineromanzi rappresentano un tassello significativo per la riscoperta e la comprensione di diverse storie plurali.
Anzitutto, insieme ai più noti fratelli maggiori, riprendendo sempre un termine di Emiliano Monreale, ovvero i fotoromanzi, questi periodici di fotofilm rappresentano una tappa fondamentale per l'editoria illustrata e fotografica, in quanto introiettano una serie di proprietà che hanno scandito il passaggio dai fascicoletti di retaggio fogliettonistico ai magazine a più ampio respiro di eco contemporaneo. Adottando invece una prospettiva linguistico-letteraria quasi totalmente assente negli studi proposti fino ad ora sull'argomento, questi fumetti rievocano un'evoluzione propria della paraletteratura, soprattutto di quella rosa, partendo da un'idea di prosa proto-lirica debitrice degli scritti di Carolina Invernizzo e arrivando ad un'enfasi dei tratti liminalmente e parzialmente erotici vicina ai romanzi di Liala. Parallelamente, nel momento in cui si indaga il pubblico di riferimento, i cineromanzi permettono di rintracciare una serie di logiche tipiche della stampa, prima femminile e poi maschile. In un'ottica più legata all'assetto socioculturale, proprio queste ultime, ma anche le prime, si intrecciano anche con l'evoluzione dell'immaginario ampiamente inteso. Molto interessante in questo senso è la ricerca portata avanti da Giovanna Maina in relazione al periodico Cinesex, che, oltre ad essere stato studiato da un punto di vista prettamente formale, è stato anche contestualizzato all'interno di quel processo di rivoluzione sessuale che ha travolto la nostra nazione tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Adottando invece una prospettiva cinematografica, che è chiaramente quella che prediligo, i cineromanzi si pongono come terreno privilegiato per sondare i gusti del pubblico, il rapporto tra grande schermo e carta stampata e l'evoluzione del cinema popolare e di quei generi corporei sondati da Linda Williams o da Alberto Bruzzese. Tuttavia, particolarmente interessanti sono anche alcuni confronti tra fotofilm e film, che permettono di condurre, come ho già accennato all'inizio dell'intervento, uno studio più approfondito anche di questi ultimi. A titolo esemplificativo si vede ad esempio la trasposizione di Piccolo Mondo Antico, pubblicato su Fotoromanzo Gigante, poi diventato Fotoromanzo Gigante Victory, nel numero 15 del 5 dicembre 1954 e poi ristampata nel numero 85 del 5 novembre 1957. La narrazione cartacea presenta al proprio interno una sequenza inedita non presente nella pellicola, che permette quindi di analizzare, anche se in modo ovviamente differente, delle immagini non fruibili tramite la visione del film. Se sullo schermo vediamo infatti uno hiatus temporale tra la serata di festa organizzata dalla Marchesa Maironi e la successiva fuga dell'erede Franco per convolare a nozze con la popolana Luisa, nel fotofilm si aggiungono un timido incontro tra la nobildonna e Luisa e un secondo rendezvous tra quest'ultima e Franco, nel quale il ragazzo convince la consorte, non senza qualche remora, a sposarlo, tenendo all'oscuro la Marchesa. Narrativamente parlando, l'aggiunta è in questo caso proposta probabilmente per rendere più immediata la comprensione dei fatti, permettendo al lettore medio di decodificare, ma anche giustificare, meglio la successiva sequenza del matrimonio segreto, nonché le motivazioni che lo hanno causato. Ad ogni modo, quello che mi interessa in questa sede è appunto farvi notare come delle immagini inedite siano appunto rintracciabili in questa rivista. Alla luce delle storie plurimi nelle quali può essere chiamato in causa il cineromanzo, è essenziale pensare ad un'organizzazione archivistica adatta, abile ad ovviare dove possibile alle problematiche emerse. La prima difficoltà, nata a causa dello statuto negletto che per molti anni ha accompagnato il cinema di carta tout court e soprattutto i cineromanzi, riguarda la disponibilità totale del materiale, che, lungi dall'essere realmente scarsa, perché è tutt'altro che scarsa, appare disequilibrata e frammentaria. Nonostante il fondo torinese, che come ho detto è il fondo con cui principalmente mi sono confrontato, conti circa 4.000 fascicoli, sono poche le riviste che si avvicinano ad una completezza vera e propria e anche queste presentano non di meno grandi lacune. Altalenanti sono soprattutto quelle degli anni 50, da me definiti cineromanzi femminili, dato il target di riferimento, anche se in realtà poi i lettori erano anche di sesso maschile. Da un punto di vista cronologico, La prima testata di cineromanzi apparsa in Italia, esclusi casi ibridi come Cinevita e Film in anteprima, di cui non ho il tempo di parlare, ma io sottolineo sempre l'estremo interesse di Cinevita come rivista, che è posseduta, hanno moltissimi numeri, sempre alla Biblioteca Mario Gromo, ed è molto interessante ed è possibile ricostruire veramente tutte le varie fasi di evoluzione di questa rivista. La prima sembra essere Super Cinema, settimanale di breve durata composto da 16 numeri distribuiti tra il dicembre 1950 e l'aprile 51, oggi posseduta per il 63%, ovvero 10 numeri su 16, appunto dalla Bibliomedioteca Mario Gromo.
Più complesso è il discorso relativo ai periodici prodotti negli anni del boom editoriale del formato, ovvero a grandi linee tra il 52 e il 58. In realtà si potrebbe anche ipotizzare dal 54 al 60, io però preferisco adottare questa datazione. Confrontandosi con il materiale disponibile ci si rende infatti conto di come le maggiori consistenze si abbiano solo per alcune case editrici, spesso legate ad una produzione di fotofilm di matrice medio-alta. In tal caso tre sono le istituzioni particolarmente preservate nell'archivio, che comunque risultano lacunose. Prima fra tutte la casa editrice milanese Victory, che inaugura l'epoca d'oro del cineromanzo, pubblicando nel novembre 52 il primo numero di grandi fotoromanzi d'amore con la trasposizione della Valle del Destino. Malgrado il nome si rifaccia ai fotoromanzi, la testata presenta esclusivamente cineromanzi per 112 numeri, di cui 30, ovvero il 27%, oggi reperibili a Torino. Analogamente, la successiva fotoromanzo bimensile Victory è pubblicata dal dicembre 53 al marzo 1954, in 83 numeri, 45 conservati, cioè il 54%. Mentre l'ancora posteriore fotoromanzo gigante Victory è uscita tra il 54 e il 57 in 85 numeri, di cui 65 originali, di cui 34 preservati, ovvero il 52%, e 25 ristampe, che non sono disponibili ma anche giustamente perché sono vere e proprie copie pari pari dei primi numeri pubblicati. Più stilisticamente complesse, le riviste della casa editrice romana Lanterna Magica realizzano fotofilm ricchi di fotografie di scena, tratti da grandi produzioni italiane ed americane. A causa probabilmente dell'alto budget, le sue testate, Cineromanzo Gigante e Cineromanzo per Tutti, si compongono entrambe di soli 40 numeri, la cui disponibilità odierna è intorno al 30-40%. La terza casa editrice vanta il numero più longevo di cineromanzi a target femminile. La Pollon, guidata dal direttore creativo Franco Bozzesi, produce infatti due testate molto prolifiche, Superstar Cineromanzo Gigante, precedentemente nota come Star Cineromanzo Gigante, nelle vesti di mensile si compone di circa 130 numeri, distribuiti tra il 55 e il 64, mentre I Vostri Film, in quanto settimanale prima e bisettimanale dopo, produce nello stesso lasso di tempo 275 numeri, riuscendo ad espatriare anche in Francia. Per il primo sono oggi disponibili 52 fascicoli, il 40%, e per il secondo 131, il 48%, ed entrambe la conservazione si intensifica dopo l'anno 60. Enormi lacune, un po' per assenza di materia prima all'origine, un po' probabilmente per disinteresse verso le produzioni ancora più basse e popolari, si hanno invece pretestate come quelle prodotte da Rizzoli, da Lancio e da case editrici minori. Nel caso della Rizzoli, pochi numeri della sua e film di cine illustrato sono oggi disponibili a Firenze. Per la Lancio, sporadici fascicoli di Cine Selezione Mondiale, Cine Successo, Tu e Io, Con Te, Lancio Cine Romanzi d'Amore, sono reperibili in varie biblioteche italiane. Per gli editori minori, la medio scarsa disponibilità del materiale traspare ad esempio per I Vostri Films Romanzo e per Astro, tanto che anche per colpa dell'assenza di indici interni ai fascicoli e di cambi di titolo nel passaggio dalla pellicola alla carta, non è possibile costruire quasi per nulla le linee editoriali che hanno contraddistinto queste ultime testate. Più positiva è invece l'analisi archivistica dei cineromanzi successivi, che io definisco generalisti perché si aprono sempre, in teoria, poi chiaramente il lettore effettivo è un altro, ad un pubblico più ampio. Anche per merito di un numero marcatamente più circoscritto di uscite, è più che buona infatti la disponibilità. Emblematiche in tal senso sono soprattutto le pubblicazioni Ponzoni. La prima Esordire Parà, rivista da prima quindicennale poi mensile, distribuita per 15 numeri, dal 10 febbraio al 25 dicembre 70, consultabile per il 93% a Torino. Chiaramente le percentuali quando i numeri sono bassi sono abbastanza inutili, però giusto per farvi capire. A seguire, nel giugno 1970, segna il mese di debutto di altre tre collane sempre firmate Ponzoni, tutte fin da subito rilasciate ogni 30 giorni interamente disponibili. Vi ho portato appunto Zatan, che si interessa alla trasposizione del franchise di Tarzan e di Jungle Jim, Texas per gli western classici e Vampire invece per il cinema horror. Chiaramente anche in questo caso le cose cambiano a seconda da testata a testata, queste qua sono quelle maggiormente possedute, Maglia ad esempio, che è sempre dedicato ai cineromanzi horror, è invece più altalenante. Una via di mezzo tra la frammentarietà dei cineromanzi femminili e la buona conservazione di quelli generalisti è invece rintracciabile
nella consistenza delle testate di quella che io definisco terza fase, ovvero quelle a target maschile. Le più ricche sono sicuramente Top Film, che essendo molto breve è mantenuto a livello integrale, e Cinesex, che è un buon campione. Unica testata di cineromanzi erotici approfonditamente studiata in ambito accademico, Cinesex è stata pubblicata da Edigraph ed Edirom tra il 1969 e il 1974 e comprende un totale di 118 fascicoli, di cui 83, ovvero il 70%, disponibili sempre a Teorino. Meno conservate sono invece due testate minori, Big Film, di cui oggi sono consultabili solo 28 fascicoli, ovvero il 40%, e Cinestop, di cui già sono meno i fascicoli pubblicati perché sono 58 e sono disponibili circa il 50%. Chiusa la parentesi prettamente numerica, il problema della consistenza altalenante di pubblicazioni, che rende difficoltosa sia una ricostruzione completa delle singole testate, sia una panoramica d'insieme dei cineromanzi in quanto fenomeno editoriale, non è ovviamente di facile risoluzione. L'ostacolo principale riguarda infatti l'effettiva reperibilità dei fascicoli. Sebbene i principali canali di vendita presentino comunque un vasto patrimonio da cui attingere, con canali di vendita parlo banalmente di eBay, esso appare comunque limitato e circoscritto, incapace pertanto di colmare pienamente le suddette mancanze. Ad ogni modo, una nota positiva può essere rintracciata nella dislocazione geografica del materiale, concentrata quasi totalmente in un unico archivio fisico. Io più volte mi sono confrontato con altri studiosi che ragionano sugli archivi cartacei, sul materiale cartaceo, e mi sono reso conto di avere la fortuna di avere un polo, ovvero quello torinese della Bibliomediateca Mario Gromo, che comunque raccoglie quasi tutto questo materiale, perché più occasionale è la presenza di tali riviste in altri spazi italiani. Il secondo agglomerato più grande, ma comunque nettamente minore rispetto a quello torinese, è quello della Biblioteca Nazionale di Firenze, la cui mole è sui centinaia di fascicoli. Abbiamo poi alcuni numeri sporadici, invece la Biblioteca Luigi Chiarini, la Biblioteca Renzo Renzi di Bologna e la Biblioteca Civica di Padova. Oltre a questa problematica relativa alla conservazione, una seconda difficoltà, in questo caso più relativamente facilmente superabile, riguarda invece l'impossibilità di confrontarsi digitalmente con il materiale o comunque con un indice. Premetto fin da subito che io con un indice non intendo esclusivamente del materiale posseduto, perché queste riviste permettono, come dopo dirò, di ricostruire la vera vita editoriale della testata, appunto però studiandole al proprio interno e non limitandosi chiaramente alle copertine. Tralasciando le questioni relative alla digitalizzazione dell'archivio cartaceo, la cui criticità sono state studiate da Stefano Vitali, Gino Frezza, Stefano Pigliacuco, la seconda vera problematica che ho riscontrato nel corso della mia ricerca è collegabile all'assenza, come accennato, di un'indicizzazione che rende conseguentemente difficoltoso il confronto con le riviste. Sono state fatte dei parziali indici, qualcosa ha lavorato sempre la Mario Gromo, altro invece la Guida al Fumetto Italiano o anche la piattaforma online Movie Magazine. Però appunto, anche ampliando questo discorso non meramente al materiale oggi disponibile, ma appunto a una vita editoriale a 360 gradi della rivista, io non ho trovato nulla. Proprio per questo ho cercato nella prima parte del mio lavoro, chiaramente questo discorso fa parte anche tutto del mio lavoro che sto portando avanti con il dottorato, di colmare queste mancanze, lavorando appunto su dei sommari. Il mio intento, come ho già accennato, non era però schedare esclusivamente le riviste disponibili, ma cercare di ricostruire la vita editoriale di alcune. Per raggiungere tale scopo ho dovuto preventivamente indicizzare i numeri disponibili in archivio, da cui ho desunto le cifre che vi ho portato ma che sono comunque disponibili sempre alla Mario Gromo, integrando poi con gli indici con i riquadri pubblicitari presenti sui medesimi periodici e dedicati ai numeri già pubblicati e a quelli in uscita. Questa, scusate, non è una bella foto, ma sono quelle che dicevano anche nell'intervento precedente, quando fotografi di tutto per avere poi il materiale disponibile su cui lavorare. E in questo modo sono riuscito a ricostruire la vita editoriale di 20 riviste, 7 femminili, anche molto lunghe, come potete anche vedere da
la differenza nei due grafici, 9 generaliste, spesso piuttosto brevi, e 4 maschili di lunghezza media, per un totale di circa 1300 fascicoli. Il processo di indicizzazione che ho portato avanti, secondo me fondamentale appunto nel momento in cui si vuole costruire un archivio, si focalizza principalmente sui fotofilm, che nonostante l'evoluzione dei cineromanzi nel corso dei 3 decenni restano il centro focale delle riviste, soprattutto nelle prime 2 fasi, ma anche nella terza. Sebbene compaiano regolarmente rubriche parallele, spesso si limitano infatti ad occupare poche facciate, risultando totalmente subordinate alla narrazione a fumetti. Per avvalorare quanto affermato si vedano anche le copertine, soprattutto della prima e della seconda fase, che appaiono incentrate esclusivamente sulla pellicola che viene adattata su carta. Detto ciò, la proposta di indice che ho promosso si è quindi strutturata, qua è chiaramente un esempio proprio come modello per farvi vedere, si è quindi strutturata trascrivendo i dati principali della rivista e della pellicola al fine di rintracciare caratteri ricorrenti. Da un punto di vista propriamente editoriale si sono riportate la numerazione ufficiale, anno e fascicolo, o solo fascicolo chiaramente a seconda dei casi, e la datazione, spesso discontinua. Eventuali errori, molto comuni nelle pubblicazioni dell'epoca, sono stati ovviamente mantenuti. Si è poi trascritto il titolo del fotofilm, il titolo italiano della pellicola di riferimento se mutato, perché molto spesso cambiavano i titoli dalla pellicola alla carta, e il titolo originale. Si sono puntualizzati anche il regista e gli attori principali al fine di riscontrare la presenza di cineasti o divi ricorrenti. Sono stati infine riportati dati secondari, o almeno all'apparenza secondari, quali la nazionalità, l'anno e il genere della pellicola di riferimento. Tutte queste informazioni servono per rintracciare delle stime, ovviamente parziali, ma comunque ad ampio spettro, delle tendenze generali dei cineromanzi e in particolare di alcune riviste. Il discorso soprattutto relativo ai generi è secondo me fondamentale per comprendere l'evoluzione del formato stesso, che in circa 20 anni ha mutato completamente i propri caratteri, sempre per quanto riguarda un discorso cinematografico. Io sono stato molto colpito da vedere invece come la prosa effettiva di queste riviste invece mantenesse una certa continuità sia nelle prime riviste più melodrammatiche sia in quelle erotiche, c'è una forte enfasi di natura secondo me paraletteraria. Questa tipologia di lavoro, ovvero la rielaborazione quantitativa del materiale a disposizione, è stata possibile solo ricorrendo appunto a degli indici realizzati a priori, che mi hanno permesso e mi stanno tuttora permettendo di ragionare non solo in senso qualitativo ma anche quantitativo sul materiale disponibile. La frammentarietà della conservazione, unita all'assenza di indici, ripeto, tout court, perché io ho un'idea di indice più ampio, sono quindi le due problematiche principali che si possono riscontrare nel momento in cui ci si confronta con il grande bacino di cineromanzi ad oggi ancora disponibili. Dopo aver aperto l'intervento sottolineando come questo particolare formato editoriale si possa intrecciare con diverse storie plurali, desidero concluderlo riproponendo il medesimo assunto anche per quanto riguarda la riflessione propriamente archivistica. I cineromanzi, in quanto materiale d'archivio, rispecchiano infatti problematiche e possibili soluzioni non isolate, ma proprio dei paratesti ampiamente intesi. Al fine di costruire una storia cartacea del cinema è quindi doveroso ripensare l'assetto degli archivi, tenendo chiaramente conto dei problemi dei singoli supporti, ma non perdendo di vista anche difficoltà più in larga scala, che, essendo appunto condivise, devono rappresentare un punto di partenza per il futuro miglioramento. Grazie. Mi pare che appunto fino a questo momento sia stato posto in rilievo fra le moltissime cose, fra i moltissimi spunti di cui ringraziamo i nostri relatori, la necessità ma anche la quasi costitutività della relazione fra l'archivista e lo storico, o forse anche meglio fra l'archivista e il ricercatore, dal momento che entrambi scrivono la storia. Credo che adesso l'intervento che chiude questo panel introdurrà una ulteriore figura, quella del fan. Introduco allora Valerio Sbravatti, che è dottore di ricerca all'Università Sapienza di Roma. Il titolo è per l'appunto Filologia e Fandom, la costruzione di un archivio parallelo. Do anche a te il microfono per la sala. Grazie Enrico, grazie ai curatori per l'accoglienza. Il mio intervento intende affrontare dei fenomeni di fandom che pertengono alla filologia del film, ovvero discorsi e pratiche che comunità di fan realizzano
e che portano a quello che ho chiamato costruzione di un archivio parallelo, ovvero alla produzione di versioni alternative dei film che amano, rispetto, alternative rispetto a quelle ufficiali, a quelle legittime, a quelle mainstream. In questa galassia si riscontra una grande varietà di pratiche che hanno a che fare con il gioco cinefilo, con la riappropriazione, se vogliamo, feticistica dell'oggetto del film. Ma ancora prima mi pare che nascano dall'esigenza di tutelare i film che si amano per conservarli o riportarli alla loro versione originale, al netto di quelle modifiche che i film subiscono a causa di interventi ex post di cineasti o delle case di distribuzione home video, essendo l'home video chiaramente il mezzo privilegiato per la fruizione dei film. E la questione di originale, versione originale di un film può essere spinosa quanto vogliamo, però resta il fatto che si può legittimamente parlare e concepire una versione originale del film, che è quella a cui in teoria le edizioni un video, ma lo stesso può valere per le riedizioni in DCP, in cinema digitale, di film nati in formati analogici, in pellicola, dovrebbero rispettare la versione originale. E in queste discussioni dei fan, i problemi che emergono principalmente sono quelli che qui vi ho indicato. Anzitutto questioni concernenti il rapporto d'aspetto, che per fortuna ormai è in gran parte superato, ma all'epoca delle VHS in parte del laser disc era più ricorrente, cioè quella pratica di pan and scan in cui il rapporto d'aspetto dei film veniva alterato e anche per certi versi il montaggio e i movimenti di macchina venivano alterati perché venivano fatti dei tagli, degli stacchi artificiali, eccetera. Le altre questioni invece sono più ricorrenti tutt'oggi, ovvero problemi di color grading, quindi relativamente alla tavolozza cromatica di film che viene alterata per ripensamenti dei cineasti o per adattarli al presunto gusto corrente del pubblico, degli utenti. La riduzione del rumore digitale, che vale sia per il video sia per l'audio, quindi l'eliminazione della grana supponendo che sia rumore, ovvero che sia indesiderata, e riduzione del rumore audio per offrire un sonoro pulito. Pratiche di remissaggio del sonoro, quindi tipicamente del passaggio da una colonna sonora che nasce monofonica o Dolby stereo, due canali matriciali, eccetera, tipicamente al 5.1, quindi alla configurazione che è da qualche decennio lo standard, il che comporta delle alterazioni del sonoro del film. Nonché più in generale modifica al montaggio, quindi l'aggiunta o la rimozione di scene, ritocchi visivi con l'aggiunta di effetti visivi, digitali, eccetera. E quindi ora vi proporrò una excursus in questi due siti, nei relativi forum in particolare, in cui tutte queste questioni sono ampiamente affrontate in nome appunto di disquisizioni filologiche, ma anche della realizzazione di operazioni che possono essere definite talvolta fan preservations, quindi con lo spirito della conservazione, a volte fan restorations, quindi a scopo di restauro digitale dei film, e varie altre cose. Il primo sito è Original Trilogy e il secondo è un vero e proprio forum, in realtà anche Original Trilogy è un forum. Il secondo è FanRes, ovvero Fan Restoration Forum. Original Trilogy nasce nel 2003, quindi ha diversi anni ormai alle spalle, e come suggerisce questo simpatico logo, è dedicato, che è La Morte Nera, è dedicato specificamente alla trilogia originale di Star Wars, ovvero originale si intende i primi tre film usciti, ma anche la volontà di riportare quella trilogia al suo stato originario, visto che George Lucas se n'è andato per altri lidi, e il sito nasce nel 2003, dicevo, e già in questo disclaimer sulla pagina principale c'è qualcosa di interessante, cioè chiaramente che non c'è affiliazione con Lucasfilm, Fox o Disney, ma anche la dichiarazione che è giusto riconoscere ai titolari dei diritti il copyright. Noi amiamo Star Wars and give it all the money, please don't sue us, quindi anche la preghiera di non fare causa, secondo me gliel'avrebbero già fatta se ci fosse stata l'intenzione, non gliel'hanno ancora fatta,
e noi diamo a Star Wars, al franchise, tutti i nostri soldini, quindi insomma non è che siamo pirati. Questo discorso torna anche nell'altro sito. Questa è una schermata in cui potete vedere che c'è appunto questa sezione fan projects, quindi progetti di fan, il cui primo chiaramente è relativo alla preservazione di Star Wars, da cui tutto nasce, ma poi c'è anche la sezione di fan edits, che quindi non sono opere di preservazione, ma tornando alla preservazione ci sono anche altri progetti, vari altri film, ne sbucano veramente ogni mese qualcuno di nuovo, anche o prodotti televisivi. Scusate. Un esempio che vi porto è ovviamente quello del primo film della trilogia Star Wars, di cui si trova su questo forum la versione che hanno chiamato The Specialized, cioè non quella speciale realizzata da Lucas nel 97 e poi comunque riveduta negli anni successivamente, ma la volontà di ricostruire la versione originale per la sala cinematografica. Questa cover art è proprio per poi farsi il Blu-ray artigianalmente. Questa è la pagina del forum in cui appunto viene presentata questa edizione, con una grande attenzione a spiegare quali fonti sono state utilizzate per questa ricostruzione. Come vedete sono svariate, quindi non solo quelle on video, Blu-ray, DVD, ma anche trasmissioni televisive e immagini, fotogrammi isolati, nonché delle scansioni che questi fan hanno fatto di un 35 mm per la sequenza di Mos Eisley, nonché di un 16 mm. E stiamo parlando di immagini. Per quanto c'è nel sonoro, anche qua c'è una pletora di tracce che hanno inserito con vari doppiaggi, ma anche con l'auspicio di offrire il più possibile le tre colonne sonore, tutte e tre originali, con cui il film fu distribuito all'epoca, quindi quella mono, quella stereo a due canali matriciali e quella a sei canali, che è purtroppo perduta o forse conservata gelosamente da Lucas e compagnia, ma non accessibile, che qualche fan particolarmente audiofilo ha tentato di ricostruire mettendo insieme anche qua varie fonti, codificata in 5.1. Quindi la si può scaricare ovviamente in maniera illecita, ahimè, e farsi il proprio Blu-ray. L'altro esempio che vi porto per restare a Star Wars è L'Impero colpisce ancora, perché c'è questa edizione che non è una ricostruzione come quella precedente, ma concerne proprio, consiste proprio nella scansione di un 35 mm con tutti i segni dell'usura delle varie proiezioni. Che si possono intravedere, questi sono dei fotogrammi con questa meravigliosa grana che nei Blu-ray ce la dimentichiamo, e anche qua c'è questa custom art cover per chi vuole farsi il Blu-ray con il logo 35 mm con varie specifiche. E la cosa simpatica è Renegade Grindhouse Edition, quindi c'è questo gusto della, proprio dell'offrire alla comunità un'esperienza di visione come se fosse una vecchia pellicola proiettata già decine di volte in qualche sala di provincia. Poi questo Renegade pure simpatico, no? Questa idea dell'illecito, ma anche dell'andare contro l'istituzione. Eppure qua chiaramente, a parte la versione Grindhouse, c'è tutta la pagina del forum in cui si discute fra gli appassionati su qual è il modo giusto per restaurare digitalmente questa scansione, quindi come correggere il color grading. Che ne pensate? Siete d'accordo? Facciamo così oppure no? E vari messaggi con cui ci si scambiano delle idee. Passando invece all'altro, Fan Restoration Forum, mi mostro anzitutto queste semplici regole. Quella che mi interessa di più è la seconda: no piracy. Cioè qui non siamo pirati, non è che voi venite qui a scaricarvi i film per non acquistare le versioni ufficiali. You should own the best quality retail copy of the title. Quindi il senso è che i film vanno acquistati, è giusto far circolare i soldi e
comprandone le versioni ufficiali. Però, dato che purtroppo queste versioni ufficiali non sono conformi alla versione originale, a quello che noi fan vogliamo, allora facciamo le nostre operazioni sotterranee. Però, appunto, parte sempre dal presupposto che bisogna rispettare il diritto d'autore, quindi comprandone le copie ufficiali. E per darvi l'idea della scrupolosità che c'è dietro queste operazioni, c'è questa pagina, Definition of Fan Restoration Categories, quindi quello che potete trovare qui sono varie operazioni diverse. C'è la Fan Restoration, in cui appunto si tenta di restaurare amatorialmente film che non sono disponibili nella loro versione originale in edizioni, insomma, mainstream. Poi c'è la fan preservation, invece, in cui è proprio la conservazione di versioni di analogiche, quindi ovviamente anzitutto quelle in pellicola 35 mm. Poi chiaramente c'è la sottocategoria, c'è la fan enhanced preservation, c'è quella restored, e poi ci sono varie altre pratiche che hanno meno a che fare evidentemente con preservazione o restauro, ma con il gusto del gioco cinefilo, quindi la ricreazione, la versione estesa, fan edit, eccetera. Questa è una pagina del forum in cui potete vedere che ci sono, cioè, la sezione di progetti completati o quasi, quindi richieste, proposte, eccetera, progetti che sono in corso, quindi fan restoration o preservation in corso, progetti già rilasciati e distribuiti in rete, nonché la sezione che è nascosta normalmente, a meno che non si abbia l'autorizzazione da parte di chi gestisce il forum, che hanno chiamato Analog Media Preservation Society, quindi proprio dedicata alla preservazione dei media analogici, tra cui pellicole, con vari collegamenti a progetti già realizzati, completati, quelli in corso. C'è poi una sezione dedicata specificamente all'audio, nonché a discussioni tecniche varie. E questa cosa interessante dell'audio è anche... qua c'è proprio un esempio, qua in anteprima c'è Commando. Qualcuno ha caricato questo sonoro originale del film Commando preso da un laserdisc e l'ha sincronizzato all'edizione corrente in Blu-ray, perché lo spirito è proprio che io, se amo questo film, mi compro il Blu-ray, ma il Blu-ray purtroppo non ha il sonoro originale, o se ce l'ha c'è troppa riduzione del rumore, eccetera. Mi scarico questo audio e lo posso sincronizzare, quindi a casa me lo vedo, mi posso gustare Commando con il sonoro originale, che i fan che conoscono il film sanno che si trova in una specifica edizione Laserdisc uscita chissà quando, e che quindi hanno estrapolato dal Laserdisc. Questo disclaimer è interessante, uno degli utenti lo propone prima dell'inizio di queste versioni Fan Restoration Preservation, proprio per dichiarare ancora una volta, quasi appella al fair use. Io dubito che ci si possa appellare al fair use per un'operazione del genere, ma in ogni caso, per avere questa versione devi essere in possesso della versione ufficialmente distribuita, rispettando il diritto d'autore. Quindi non è questione di pirateria, ma proprio di amore per i film, tentativo di riportarli al loro splendore originale. Giusto due esempi: questo Lilli e il Vagabondo, sono state ripescate due 35 mm diversi, uno di nuova generazione degli anni 80, uno non so se degli anni 50 proprio, comunque per far vedere differenze, anche già qua con un tentativo di restauro digitale. La stessa cosa Matrix, con un film molto più recente che però nel Blu-ray ha i colori tutti sballati, dice invece cerchiamo. Probabilmente anche questo, però è stato anche qua in 35 mm comprato e digitalizzato per farne un restauro amatoriale. E noto negli ultimi anni che c'è un eco di tutte queste pratiche, non più abusive stavolta, ma ufficiali. Gli esempi di cui vi parlerò sono questi due dell'editore americano Synapse. Uno è considerato tra i film più brutti della storia del cinema, non ho ancora avuto il piacere di verificarlo. Comunque, è un'edizione in Blu-ray del 2015 che nasce come Fan Restoration, perché questo tizio ha fatto una campagna su Kickstarter, un crowdfunding, cioè è riuscito e quindi ha potuto fare un restauro digitale in 2K di questo film che lui ama, evidentemente. Ma Synapse, conoscendo
il bacino d'utenza, ha incluso nel Blu-ray la versione non restaurata Grindhouse, per chi vuole godersi la pellicola più o meno così come è stata ritrovata, quindi con tutta l'usura del tempo, l'eccessivo magenta che si vede qua, insomma, colori slavati, troppi graffi, troppe sporcizie. Quindi ho questo gusto del vedere il film così come è stato trovato prima del restauro. Lo stesso vale per Suspiria, non lo stesso, qualcosa di simile vale per Suspiria. Adesso questa edizione ho visto che è distribuita anche in Italia per Videa, che l'aveva già distribuito il film l'anno scorso con un altro master, e qui Synapse spiega come ci hanno messo 3 anni per fare questo restauro, insoddisfatti di come il film era stato trattato in edizioni preesistenti, e anche con lo scrupolo di andare a ripescare negli archivi Fox la colonna originale a 4 canali che è rimasta inaudita fin dal 1977, l'hanno inserita in questo disco, e si sono preoccupati di contattare Luciano Tovoli per farsi aiutare nel color grading, perché appunto c'era la sensazione che i colori delle edizioni preesistenti erano sballati. Qua si vede un esempio dell'edizione appena del 2017 e quella loro invece. Chiaramente la differenza è notevole. E un'altra eco che questo genere di filosofia ha avuto sulla larga scala in termini decisamente ufficiali è il caso della versione, ancora una volta, Unrestored di 2001, Odissea nello spazio, che è stata presentata da Christopher Nolan al Festival di Cannes l'anno scorso, e di cui si è molto parlato, anche se io ancora sto sbrogliando la matassa, perché ogni cosa che leggo c'ha qualche informazione che in parte contrasta quelle che trovo altrove. Comunque, qui Christopher Nolan si è comportato proprio da fan come quelli che bazzicano per questi forum, cioè per il gusto di poter riportare nelle sale un film così importante, da lui così amato, nella sua versione originale, quindi in 70 mm, è arrivato appunto a parlare di versione unrestored proprio per dichiarare il fatto che il film viene presentato così come la gente lo ha visto 50 anni fa, quindi con tutti, anche con l'usura del tempo, con la distorsione del sonoro. Anche se il discorso è ben più complesso, perché comunque 2001 in questa copia che io ho visto all'Arcadia di Melzo non potrà mai essere esattamente come 50 anni fa, perché è comunque una nuova stampa su pellicole che 50 anni fa non c'erano. A voler essere puntigliosi, il sonoro non era in magnetico ma era in DTS, perché il sonoro magnetico, a quanto mi dico, non si stampa più per i 70 mm. Però in termini di retorica, in termini di discorsi, è un fatto molto interessante che ha avuto eco sulla stampa, appunto questa idea di non restaurare, di tornare all'analogico, con un gusto del culto dell'analogico, che lo si ritrova anche, ecco qua viene evocato il vinile, la versione del vinile secondo Nolan. Ma c'è anche chi si chiede: ma davvero ha fatto un buon servizio a questo film? Forse sì o forse no. Insomma, questo è per farvi capire che non si tratta solo di piccole nicchie di fan, secondo me, ma c'è una risonanza di questo tipo di approccio al cinema che appunto sta diventando sempre più di larga scala. In ogni caso, questo era per farvi vedere, a proposito dell'ambiguità poi dei discorsi. Su YouTube c'è questo trailer che vorrebbe mostrare come la versione non restaurata ha delle novità rispetto a quella Blu-ray preesistente. Però a questo tizio è sfuggito il fatto che la versione lui chiama non restaurata comunque non è la stessa del 70 mm di Cannes, perché è un restauro digitale in 4K. Quindi bisogna perderci molto tempo per venirne a capo di tutti questi discorsi. In ogni caso, per concludere, non sono certo il primo ad essersi accorto che non siamo più nell'epoca dell'unattainable text, come scriveva Bellurra nel 75 su Screen, in un'antologia del 2011 di Parker e Parker dedicata al DVD nel sottotitolo si parla di attainable text. Catherine Grant in un suo video saggio anche evoca l'articolo di Bellurra, evidenziando come grazie all'home video, ma soprattutto grazie all'home video digitale,
il testo filmico sia attainable e non più unattainable, ma queste pratiche di fan mi pare che portino il testo filmico ad essere anche correctable o customizable a seconda dei casi, perché poi ognuno se ne può fare la propria versione e proporla agli altri fan per giocare, ma lo può appunto correggere, stavolta non per giocare ma per scrupolo di preservazione filologicamente informata. E l'altro dato interessante secondo me è come i casi delle versioni Grindhouse di prima lo dimostrano: non si vuole preservare solo il film come testo, ma anche come esperienza di visione in sala, come insieme di esperienze, quindi appunto per offrire alla comunità varie versioni in cui ci si può gustare il film viaggiando con la fantasia e appunto in questo modo arricchendo la propria esperienza e valorizzando il proprio amore per il cinema. Grazie. Però e allora l'esperienza del cinema è andata da simpatica. Però c'è qualcuno che dice perché non organizziamo una proiezione del 35 mm dell'Impero colpisce ancora, però io sono troppo lontano da Los Angeles o San Francisco, altri posti, quindi non ci andrò, ma insomma ho letto anche di queste cose. Che ne dite di organizzare, ovviamente poi con tutti i problemi ancora una volta legali del caso? Approfitto visto che siamo su di lui, mi interessa sapere le piattaforme di cui ci hai parlato possono in qualche modo dirsi organizzate in forma di archivio? Come funzionano? Prima domanda. Seconda domanda, del tutto personale, si occupano soltanto quelle, la prima che ci hai fatto vedere di Star Wars, della prima trilogia, o si trova anche ad esempio la prima versione di THX, che personalmente sto cercando disperatamente? Anche THX è un film che nel 2004 Lucas ha rimesso a posto rendendo impossibile quella visione della versione originale. È più facile la seconda, quindi parto da lì. Sì, lo puoi trovare, poi ne parliamo per bene. Anche là c'è la volontà di recuperare il Laserdisc, che deriva da un master ovviamente precedente ai ritocchi di Lucas, nonché la scansione di un 35 mm italiano, tra l'altro, se ricordo bene, perché hanno trovato una versione italiana. E circa l'organizzazione in termini di archivio, qui l'intervento di Paolo Canepere mi ha stimolato in questo senso, quindi ci devo ragionare meglio. Comunque mi pare che non ci sia in quel senso lo scrupolo dell'organizzazione in termini proprio di archivio con tutti i crismi, però quello che mi... Esatto, però quello che mi colpisce è che c'è un estremo scrupolo, questo sì, nell'indicare agli utenti esattamente quali sono le fonti, quali sono i formati, quali sono le specifiche tecniche, e quindi non, veramente non ci si può sbagliare, cioè si sa esattamente ciò che si trova. Bisogna spenderci un po' di tempo per cercare di muoversi fra le pagine di forum. Sì, comunque Original Trilogy nasce per Star Wars, ma non è esclusivamente... c'è di tutto, tra cui THX 1138. Posso, visto che sto sempre, una domanda per te. Posto che trovo, ti ringrazio, mi sentite? Per l'intervento, e trovo l'argomento interessantissimo e adoro il gruppo fan che ha fatto la Despecialized Edition di Star Wars, e trovo che il fatto che ci siano questo tipo di gruppi sia molto positivo, perché significa che c'è un'attenzione e una voglia di approfondire certi temi che invece di solito vengono messi a tacere anche per ragioni di mercato, ma sono discorsi lunghi. Però quello che mi perplime e mi sembra è che ci sia in realtà una grande confusione terminologica, perché restoration, preservation, no? Restoration, preservation significa, io sono archivista del film, sono cinetecaria, significa pensare per me al futuro. Ma il futuro non a tra 10 anni, tra 100 anni, tra 150 anni. E quindi se da una parte trovo che questa attenzione filologica sia
fondamentale, affascinante, abbia da insegnare anche a tanti appunto professionisti, dall'altra mi sembra che molto spesso non ci sia la consapevolezza che in realtà i formati digitali sono, poi magari ne parleremo in altre occasioni più con estremamente obsoleti, cioè facilmente obsoleti e non sono preservazione. Quindi quello che dico, secondo me il restauro è un po' diviso, la teoria del restauro, tra influenze filologiche e influenze invece brandiane, influenze diciamo sull'immagine, e mi sembra che tutte le volte che se ne parla ci si sbilanci o da una parte o dall'altra, mentre da una parte c'è tutta una scuola che forse si sbilancia troppo sulla parte della resa dell'immagine, in questo caso mi sembra che siamo un pochino troppo sbilanciati sulla filologia, perché se io faccio uno scanner, tra l'altro magari in 2K, che francamente oggi come oggi il 2K, cioè tra 10 anni lo buttiamo via dal punto di vista della proiezione su, e del 35, e la chiamo 35 mm experience, io sono contenta che ci sia la consapevolezza che esiste una 35 mm experience e che le persone la vogliano sperimentare, ma non sto facendo una 35 mm experience, e in questo caso diventa pericoloso che io creda di fare una 35 mm experience, no? Non so se in questo senso, secondo me, il discorso di Nolan, che tu in maniera interessante hai messo in parallelo, è però un altro, cioè in un certo senso una cosa diversa, cioè il 35 mm, se voglio fare l'experience 35 mm devo vedere un 35 mm, no? E quindi è molto interessante come da una parte ci sia una grandissima specializzazione tecnica, però dall'altro sia lo specchio di una confusione terminologica, che poi ne parleremo, in realtà c'è anche tra i professionisti, non solo tra i fans. Ti volevo però chiedere, siccome io ho un po' che non vado sul sito del... Esiste la consapevolezza e il dibattito su una versione di conservazione, di preservazione? Cioè la fan base si interroga su questo punto dicendo ah, la mettiamo su questo server, abbiamo fatto un 4K, la spostiamo, la migriamo, chi si occupa di questo? O è un problema che non viene tanto percepito, perché nel momento in cui ho il mio Blu-ray avverto come fans che il problema è risolto? Non so se sono riuscita... Beh, sinceramente non so fino a che punto, loro noto che si preoccupano chiaramente che i file caricati restano accessibili, quindi ci sta qualche problema sulla piattaforma dove era stato caricato che poi ne si trovi prontamente un'altra. Per quanto concerne la preservazione del supporto... Nel momento in cui bloccano la piattaforma per motivi legali, cosa che potrebbe accadere da un momento all'altro, dov'è la The Specialized Edition, a parte... Sui hard disk di chi l'ha realizzata, sì. Infatti a volte fanno raccolta fondi per comprare hard disk con cui fare poi le digitalizzazioni e poi per archiviare i materiali. Per quanto concerne la preservazione dei supporti analogici, beh, loro chiaramente si preoccupano di digitalizzare la copia appena gli arriva. Credo che qualcuno lo faccia anche in 4K. Poi però cosa ne fanno della copia e come la conservano? Un'altra cosa, è bellissimo fare, scusami tocca, quindi la color collettiva, ma io non posso fare la color sullo schermo di un computer. Cioè c'è un problema di fondo, no? Per cui è bellissima l'idea, ma poi ci sono delle grossissime ingenuità, no? Che questa cosa che mi colpisce di... Però meglio, cioè... è suonata per noi, però se volete c'è ancora un po' di tempo. Un po' quello che chiedeva Stella, cioè mi pare che loro vogliono, la cosa interessante è che loro in fondo non cercano l'originale, cioè loro cercano un simulacro, no? È una sorta di creazione di un simulacro. Ora tutta la filologia è un po' così, no? Noi insegniamo la filologia, è quella scienza che cerca la verità tramite l'errore. Se non c'è l'errore il filologo non può andare avanti, perché per fare lo stemma codicum ho bisogno degli errori, no? Dei problemi. Qui però loro stanno cercando un qualche cosa, la cercano perché non esiste, cioè non gliene frega, lo cercano perché non esiste, ma di fatto cercano di simulare un'esperienza ipotetica che è l'esperienza di visione standard di questo film, non sanno bene dove, però cioè,
parte il fatto che la cosa mi interessa moltissimo, ma nel senso, qual è il loro obiettivo? Appunto, simulare l'esperienza di visione alla prima del film, simulare l'esperienza di visione nel momento in cui loro singolarmente l'hanno visto in quella sala, e quindi con tutti i problemi dovuti alla consunzione. Cioè, è un'operazione fortemente postmoderna, nel senso, queste caratteristiche ci sono sempre nel restauro. Loro mi pare che le attualizzino a una dimensione in cui l'originale non esiste più. Cioè, sembra quasi che se lo dimentichino in qualche maniera. Cioè, si pongono il fatto che comunque questo originale non ci sarà più. In realtà c'è, perché evidentemente, probabilmente, è stato conservato negli studios, però è molto interessante. Cioè, non capisco bene cosa poi cercano. Cioè, forse il loro obiettivo principale è andarsene tutti vestiti come nel momento dell'uscita del 77, no? Andarsene tutti vestiti in quel modo, con una macchina, con una 127 verde, forse quello è l'obiettivo, ma non sto scherzando. Cioè, l'obiettivo è più simulare un'esperienza che trovare un testo, è la ricerca di un'esperienza per contesto, no? In termini discorsivi entrambe le cose anche di più, perché sì, perché c'è appunto questa è la versione più possibile conforme all'originale, questa è la versione invece che evoca una certa esperienza. Quindi a livelli di discorsi si trova un po' di tutto, poi chiaramente potremmo approfondire il discorso e valutare in termini scientifici. Questa scansione del 35 mm, cosiddetta Grindhouse, ne è l'emblema. Cioè, proprio a me mi è arrivato questo 35 mm, io lo scansiono, te lo faccio vedere un po' come se tu potessi vederlo direttamente senza passare per il digitale. Un'ultima domanda, direi, visti i tempi, da parte di Simone Venturini. Meglio con il microfono. Solo una considerazione, credo che sono arrivato in the middle of, e mi scuso con Cosbravatti, ma se ho colto bene, credo che l'istanza in realtà non si, cioè quello che ha messo in rilievo è innanzitutto che la dimensione pragmatica, quindi quello della ricezione, no? Che poi ha dei retroeffetti, credo, molto importanti anche per la nostra ricezione storiografica, e quindi pensare i testi in chiave pragmatica e non semiosintattica, diciamo così, e quindi ripensare la molteplicità, la pluralità del testo. Quindi in realtà che quello che ha portato non è una discussione sull'originalità o la consistenza tecnica mediale dell'artefatto, ma è un regime discorsivo. Interessante vedere come un regime che era fino a poco tempo fa, credo che in questo momento vada dato merito a questo intervento di aver aperto un fronte, che è quello di unire il fandom, che è un regime sincronico di studio dei nostri studi, appiattito sulla in realtà in termini di storicizzazione. Quello che è interessante è l'apporto in termini di film culture, di media culture, cioè uno spazio lasciato vuoto sostanzialmente da quello che è il fronte sia accademico che archivistico, quello della molteplicità, della priorità del testo e quindi della sostanza perdita dell'originale e dell'inconsistenza dello stato dell'originale, viene fatta proprio da un'istanza che parte dal basso. Cioè i fan rivendicano la necessità di parlare di una pluralità e una molteplicità del testo, semplificando, diciamo così, in maniera brutale, ma in realtà quello che è molto importante è questo, cioè un'istanza terza che apporta una serie di discorsi che mette in discussione anche apparati di potere all'interno del film calcio. Quindi accademia, archivi e altro, e dice io posso customizzare il mio testo. Non ho bisogno né di un accademico che mi dica che il testo non è più trovabile, non ho bisogno di un archivista che mi dica che ho ritrovato il testo, né di una catena industriale, perché ormai arriviamo presenzialmente, siamo nel campo che tocca il mediativismo, il tinkering e qualcos'altro. Quindi credo che sia molto importante, non in termini, e non è un caso che abbia attivato, diciamo così, in termini metadiscorsivi, abbia attivato una serie di interventi che vanno proprio a toccare, perché toccano determinate autorità e agency, e credo che sia molto interessante questo, non tanto il fatto che vada veramente a riproporre il 2K, credo che questo sia in realtà, in un momento Valerio abbia toccato un punto e ha detto in realtà quello che sta dicendo Nola è interessante per il regime discorsivo, cioè il fuoco di tutto è lui che ha piazzato la parola unrestored, e quello è la cosa importante, che poi dopo faccio vedere una copiaccia di 2001, quello lo sappiamo, ma in realtà l'operazione è discorsiva, come ha fatto qualche anno fa la Tacitadin e come hanno fatto altri sulla direzione di questo tipo qua. E credo che sia molto interessante un fronte, quindi non ho domande, ma solo una considerazione in merito. Grazie molto. A questo punto io direi